Buon pomeriggio a tutte e tutti, sono le 18 precise e cominciamo questo speciale appuntamento di SportPoint. Un appuntamento fuori dai soliti canoni, che sono quelli della consulenza to court. Un appuntamento che abbraccia anche le dinamiche del webinar, quindi momenti dedicati alle spiegazioni con domande e risposte, ma anche uno spazio all'analisi dell'attuale situazione di quella che ormai tutti conosciamo come riforma dello sport. Avremo con noi nel corso di queste due ore il presidente nazionale WISP, Tiziano Pesce, la nostra, e dico nostra con grande affetto, dottoressa Colecchia, che è un volto noto agli utenti di SportPoint, ma che voglio presentare come si deve. Quindi la dottoressa Francesca Colecchia, responsabile consulente Arsia SRL, e l'avvocato Guido Martinelli, esperto nazionale di diritto sportivo, tributario e del lavoro. Sto mangiando, come si dice, un po' di tempo per permettere l'accreditamento di tutti i partecipanti. Siamo oltre 2000 persone collegate oggi, quindi un discreto numero, il che ci fa tanto piacere e ci dà conferma che il lavoro che stiamo facendo per informare il mondo dello sport di base è un lavoro utile e anche molto apprezzato. Restano due persone da presentare. La prima è il sottoscritto, sono Simone Ricciatti, responsabile nazionale consulente WISP, e la seconda è Enrica Francini, responsabile del Dipartimento Sostenibilità e Risorse, Bilancio e Servizi WISP, che vedo già collegata. Buon pomeriggio Enrica. Se sei d'accordo, io ti darei subito la parola per poi continuare con il nostro presidente nazionale Tiziano Pesce. Grazie Simone, grazie mille. Buonasera a tutti, a tutte, un benvenuto da parte della WISP. Un sentito ringraziamento per questa partecipazione, che so essere molto numerosa a questo webinar, e tutti voi che ci state seguendo anche in questo momento sui canali YouTube, Facebook, oltre 2000 iscritti tramite la nostra piattaforma Zoom. E quindi WISP ha allargato anche ai canali YouTube e Facebook. Grazie mille davvero per questa partecipazione. Un webinar che è un appuntamento, come ha già detto prima Simone, un appuntamento speciale di SportPoint. Un appuntamento che fa parte del progetto quindi di Sport e Salute, perché SportPoint è un progetto finanziato da Sport e Salute, ideato per contribuire e rispondere sempre più puntualmente a tutte le esigenze oggi crescenti e molto diversificate del nostro mondo sportivo. Un progetto che attraverso una serie di servizi che sono stati resi in questo tempo, in questo lasso di tempo, più di un anno in questo progetto, totalmente gratuiti, facilmente accessibili per i nostri soci tesserati, ma anche non tesserati in WISP. Questo progetto è in grado di promuovere quindi delle opportunità, come possiamo ben capire, dello sport di base, del nostro sport di base sociale, cercando di sensibilizzarlo, di accompagnare le nostre società e associazioni sportive e tutti questi soggetti che oggi sono qui con noi e a vario titolo operano nell'ambito sportivo. Quindi ricordo che questo progetto è operativo da aprile del 2022 e ci ha accompagnato sino ad oggi nei suoi appuntamenti periodici, gli appuntamenti canonici del mercoledì, delle consulenze online, che insieme ai nostri 15 sportelli che sono attivi sul territorio, ha accompagnato proprio tutta la nostra rete associativa in questo momento di cambiamento tra riforma legislativa dello sport e del terzo settore veramente particolare. E voglio cogliere l'occasione per ricordare che tutti i nostri materiali didattici utilizzati e presentati nel corso dei nostri appuntamenti, che fino ad oggi sono stati 35, sono fruibili per tutti sul nostro sito wisp.it e anche attraverso la app WISP sono fruibili tutte le nostre videoregistrazioni integrali. Che fare, che dire? Ricordare che comunque oltre allo strumento di informazione di SportPoint si aggiunge la nostra area riservata che molti di voi conoscono, l'area web WISP 2.0,
che noi stiamo portando avanti grazie anche ai nostri consulenti esperti in materia, come il presidente Francesca Polecchia. La piattaforma contiene diverse sezioni, quindi abbiamo quelle dedicate alle circolari, alla modulistica, alla famosa modulistica, con dei facsimili che sono comunque sempre aggiornate alle nostre normative, alle nuove normative. E che dire ora, se non ringraziare e fare un ringraziamento in casa WISP, permettetemelo, perché abbiamo il gruppo che fino ad oggi ha lavorato in sinergia, un gruppo nutriso che ormai da più di un anno ha contribuito a realizzare questo progetto, un progetto che appunto ha avuto un grande successo di partecipazione. Quindi un ringraziamento va al responsabile delle consulenze nazionali WISP, qui presente Simone Ricciardi, un ringraziamento all'ufficio progetti della WISP, agli uffici dei servizi informatici, all'ufficio stampa e comunicazione WISP e naturalmente alla regia oggi presente con Laila Musa. Un ringraziamento particolare va ai nostri consulenti Arsea, quindi dottor Alessandro Mastacchi e la dottoressa Francesca Colecchia. Con Francesca abbiamo qui stasera un nostro ospite d'eccezione che avete già visto, che è stato già presentato, l'avvocato Guido Martinelli, e che comunque non ha bisogno di presentazioni. Guido Martinelli è uno dei massimi esperti in diritto sportivo. La sua esperienza, la sua competenza in materia, ricordo che lo ha visto anche direttamente coinvolto nel percorso di riforma del lavoro sportivo, avendo fatto parte attiva proprio di quel tavolo che è stato avviato già nel 2022 dall'allora sottosegretaria allo sport Valentina Bezzali e lo ha condotto al primo importante decreto correttivo. Quindi grazie, avvocato. La WISP come rete associativa nazionale fin da subito ha attenzionato questa riforma, come sapete, e sia come un impegno nel vedere riconosciute quelle tutele giuste ai lavoratori, alle lavoratrici dello sport, ma anche con quella consapevolezza della necessità che la riforma ha di essere di accompagnare le ASSD, le nostre società sportive, le nostre associazioni sportive, con aiuti e supporti importanti a garanzia della stabilità e della sostenibilità del nostro sport di base. Quindi, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo correttivo bis del 28 luglio, che un importante traguardo ritengo, non potevamo mancare, chiaro, sempre ancora in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come sappiamo, ma era importante organizzare oggi un incontro come questo per approfondire, avere occasione di un confronto. Sono due ore, chiaramente, quello che potremo fare in queste due ore, però queste importanti misure correttive della riforma abbiamo anche l'occasione di farlo, questo confronto, con professionisti esperti come l'avvocato Martinelli. Quindi non rubo altro tempo prezioso a queste due ore, a questa opportunità che ci presenta. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto e buon webinar a tutti voi, a tutti noi. Grazie, grazie Simone, grazie a tutti. Lascio grazie, grazie a te Enrica, grazie a te. Come hai detto, hai parlato di casa WISP, ecco allora diamo subito la parola al padrone di casa, Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP. Prego Tiziano. Grazie, grazie Simone, buonasera a tutte e a tutti, un ringraziamento sentito alle centinaia e centinaia di partecipanti, ma anche a tutti coloro che poi usufruiranno del contributo di questa serata nei prossimi giorni, utilizzando appunto le modalità di registrazione, perché ricordiamolo, questo webinar, così come tutti gli altri 35 appuntamenti delle consulenze online di SportPoint, sarà poi fruibile attraverso l'app WISP. Un saluto e un ringraziamento in questo inizio di agosto a tutti i dirigenti della nostra rete associativa, i tecnici, gli allenatori, associati e non, le associazioni e le società sportive affiliate, che rappresentano per noi il primario
terminale, ecco, diciamo così, del nostro impegno quotidiano. Dirigenti della nostra rete associativa, con i nostri comitati regionali e territoriali in testa, mi unisco ovviamente ai ringraziamenti già espressi da Enrica Francini, non li ripeto, nei confronti della nostra intera struttura nazionale, nei confronti della società Arsea, con Alessandro Mastacchi, con Francesca Colecchia, e questa sera con noi, ovviamente, a parlare di questi temi abbiamo Francesca Colecchia. E poi un ringraziamento, ecco, doveroso, parto con un ringraziamento, un saluto all'avvocato Guido Martinelli, lo ha già sottolineato Simone Ricciatti, lo ha ripreso Enrica Francini, una partecipazione che ci onora. L'avvocato Martinelli non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Guido, mi consentirà di esprimermi l'avvocato Martinelli in questo modo, una lunga vicinanza anche alla nostra associazione e all'intero mondo del sistema sportivo che ha contribuito a far crescere professionalità e competenze che non scopriamo certo oggi. Io pochi mesi fa ho avuto anche l'onore di rappresentare la WISP a un compleanno particolarmente importante, quello dei primi 40 anni dello studio legale Martinelli e Rogolino. L'avvocato Martinelli, tra l'altro, appunto, come anticipava Enrica Francini, come ricordava Enrica Francini, componente esperto del tavolo tecnico istituito, se non ricordo male, era il settembre del 2021, dall'allora sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, un tavolo che era stato incaricato di fare, diciamo così, sintesi, poi è andato anche oltre nel lavoro, di quelli che erano i contributi che pervenivano nell'ambito della cosiddetta procedura di consultazione pubblica avviata qualche mese prima riguardo proprio il decreto legislativo 36-2021 in materia soprattutto di lavoro sportivo. E allora colgo l'occasione per ringraziare insieme ancora una volta l'avvocato Martinelli, gli altri componenti del tavolo, il dottor Mario Perciballi, l'avvocato Lina Musumarra, il suo coordinatore, l'avvocato Mario Morelli, consigliere per gli affari giuridici e legislativi della sottosegretaria con delega allo sport, perché questo tavolo ha prodotto un lavoro molto profondo, attento, che ci ha condotto al primo correttivo. Oggi parliamo poi di correttivo bis, ma io credo che se siamo arrivati a risultati importanti, lo dobbiamo anche a quel percorso che va rimesso in carreggiata la riforma. Un correttivo che abbiamo visto, ha visto poi la luce nell'ottobre 2022, e un decreto che aveva individuato alcune importanti novità, soprattutto per il mondo dilettantistico, accanto a quello professionistico, delle soluzioni tecniche per rendere concrete, per rendere compatibile il riconoscimento dei lavoratori e delle lavoratrici dello sport, previsto dalle norme indicate, con l'attenzione alla sostenibilità del sistema sportivo nel suo complesso, uno degli ambiti, purtroppo lo ricordiamo ancora una volta, degli ambiti socio-economici maggiormente colpiti dalla pandemia, poi dalle ulteriori, diciamo, emergenze, crisi che si sono addizionate a partire dalla crisi energetica. L'urgenza di quel provvedimento derivava anche da una giurisprudenza della Corte di Cassazione che si era consolidata negli ultimi 2 anni, soprattutto che, diciamo così, riteneva non più, sicuramente non più percorribile la strada dei compensi sportivi per come fino a quel momento era stata percorsa. E poi, ecco, velocemente, diciamo l'arrivo del nuovo governo nello scorso autunno, nell'ottobre scorso, con l'entrata in carica del ministro per lo sport e giovani Andrea Bodi, già presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, profondo conoscitore dello sport e di tutte le sue sfaccettature. Quindi il percorso successivo, il rinvio, come sappiamo, dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto 36, degli altri decreti in cui era stata spacchettata la riforma al 1 luglio, il mantenimento delle semplificazioni già previste, l'ottenimento di altre, e poi l'approvazione, per arrivare proprio all'attualità delle ultime settimane, degli ultimi giorni, l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri dell'ormai appunto cosiddetto decreto correttivo bis. Ci lasciamo, ecco, tutte e tutti insieme alle spalle, sicuramente mesi non semplici, impegno intenso a tutti i livelli, in cui abbiamo continuato, ecco, a muoverci come WISP con quello che spesso definisco un preciso dovere nostro di rappresentanza nei confronti dell'intera rete associativa, e che senza, lo dico, ecco, lo dico senza presunzione alcuna, abbiamo cercato sempre di mettere a disposizione delle reti sociali con cui collaboriamo, delle istituzioni, delle reti di professionisti, anch'essi importanti, fondamentali protagonisti di questo percorso.
Abbiamo cercato sempre di farlo con un ruolo attivo, direi con un ruolo proattivo. Credo sempre, ecco, con coerenza e con sicuramente responsabilità a tutti i tavoli. Non ci siamo ovviamente mai sottratti dal confronto, abbiamo avuto l'onore di poterlo fare con le forze parlamentari. Siamo sempre stati auditi dalle commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato, ci siamo, ecco, sempre presentati per cercare di fornire il nostro punto di vista a seguito, grazie anche ai nostri consulenti, soprattutto di approfondimenti puntuali, depositando a volte anche corpose memorie proposte, devo dire con soddisfazione, molte delle quali sono state, ecco, accolte, sono entrate a far parte dei vari articolati di leggi e decreti. Tutto questo è accaduto anche in un rapporto diretto con le autorità di governo che si sono succedute in materia di sport. Ancora una volta devo esprimere vivo apprezzamento nei confronti del lavoro del ministro Abodi e di tutta la sua struttura, a partire dall'avvocato Francesco Orlando, capo del legislativo del Dicastero per lo sport, poi con il Dipartimento per lo sport, guidato da Flavio Siniscalchi, e poi ovviamente l'interlocuzione pressoché quotidiana con la società Sport e Salute, le sue strutture, i suoi funzionari, la partecipazione costante agli appuntamenti istituzionali del CONI, quindi del Comitato Italiano Olimpico, del Comitato Italiano Paralimpico, delle loro commissioni, gruppi di lavoro. Ecco, diciamo che la voce dell'UISP, senza alcuna autoreferenzialità, lo dico, la voce del nostro movimento, per dirla ancora meglio, spesso, diciamo così, scomoda, a volte scomoda, è arrivata non solo sui temi strettamente legati alle riforme amministrative del lavoro, ma anche, diciamo, su tematiche più ampie, di più ampio respiro. E abbiamo cercato sempre di non arretrare mai sul pretendere una sempre più grande attenzione del legislatore nel suo complesso, ovviamente a partire dal governo centrale, ma nel rapporto con i nostri comitati regionali, i nostri comitati territoriali, con le istituzioni regionali, con le istituzioni locali, verso, ecco, lo sport, verso il nostro sport, fatemela dire così, quello di base, lo sport sociale, anche in termini di allocazione di risorse economiche che vedono ancora esistere, nonostante, come dire, sforzi degli ultimi anni, ancora una netta, io continuo a definirla, sperequazione a favore dello sport agonistico di alta prestazione. Oggi si parlerà di riforma, di decreti 36 e 39 soprattutto, quindi centralità al tema del lavoro sportivo, del resto è proprio l'attualità di queste settimane, c'è l'attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, appunto, con l'ulteriore decreto correttivo, ma sono uscite anche già delle tavole sinottiche, diciamo, di presentazione, quantomeno per la parte legata al lavoro sportivo da parte dell'autorità di governo, Dipartimento per lo sport, quindi siamo sentiti, ecco, in dovere di programmare a ridosso proprio, diciamo, della pausa feriale, che poi di fatto non lo sarà, perché saremo sempre attivi ovviamente per dare conto, pubblicare ovviamente le notizie legate alla pubblicazione del decreto, e come sempre ovviamente pubblicare sulla nostra piattaforma riservata alle associazioni e alle società sportive tutte le novità che dovessero intercorrere, anche come sempre accaduto, anche nel mese di agosto. Però, ecco, dicevo, oltre alla centralità dei temi di oggi, sono sicuro che Guido Martinelli e Francesca Colecchia non faranno mancare i riferimenti anche a temi, diciamo così, su cui attendiamo una maggiore attenzione da parte del legislatore nazionale nel rapporto anche con l'Unione Europea, quindi penso agli aspetti fiscali, più di natura fiscale, legati alla riforma del terzo settore sul tema dell'IVA, che però ha ricadute su tutti i soggetti non profit, sino ad arrivare ai lavori parlamentari di questi ultimi giorni. Io li definirei pericolosi sugli aspetti legati al regime IVA delle attività didattiche e sportive. E poi, per andare velocemente a chiudere, non posso non fare una sottolineatura sulla natura di un'associazione come la UISP, quindi un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, quindi con tutto quello che ne consegue dal punto di vista della filiera, ecco, di riferimento legislativo e normativo del sistema sportivo, ma poi un consolidamento alla luce della riforma legislativa del terzo settore, quindi una conferma di UISP come associazione di promozione sociale, un riconoscimento giuridico forte, a cui abbiamo addizionato nell'ultima annualità anche il riconoscimento di rete associativa nazionale. Quindi
ulteriori compiti, ulteriori opportunità, ma ulteriori doveri. E quindi accanto a tutto il lavoro che citavo poco fa, sottolineo ancora l'impegno della WISP all'interno delle reti di rappresentanza unitaria del terzo settore, quindi all'interno degli organismi del forum del terzo settore, e quindi in questo caso nel rapporto col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prima con un rapporto con il ministro Orlando, che aveva mantenuto a sé la delega al terzo settore, oggi con la vice ministro delegata Maria Teresa Bellucci, nonché presidente del Consiglio nazionale del terzo settore. Fondamentale, ricordo anche l'interlocuzione col direttore generale terzo settore e responsabilità sociale di impresa Alessandro Lombardi, che sa bene quanto la WISP continui a lavorare e a pretendere un'ulteriore armonizzazione del percorso tra le riforme appunto del terzo settore del sistema e del sistema sportivo. E venerdì 27 luglio, lo abbiamo comunicato anche attraverso il nostro sito, i nostri social, si è tenuta l'ultima seduta del Consiglio nazionale del terzo settore prima della pausa di agosto. Sono state anticipate importanti proposte che sono state delineate dal tavolo tecnico cosiddetto fiscalità, trasparenza, semplificazioni, che è stato recentemente istituito in sede interministeriale tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze per accompagnare proprio la completa messa a terra del codice del terzo settore, supportare soprattutto, un altro impegno nostro preciso, gli enti più piccoli e tutti i nodi delle reti associative in termini di materia di adempimenti amministrativi, di dialogo col Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, perché sicuramente oggi parleremo di registro delle attività sportive dilettantistiche, per quantomeno per tutti gli adempimenti che attraverso il registro potranno essere posti in atto per quanto riguarda l'attivazione, le comunicazioni obbligatorie per le attivazioni delle collaborazioni di lavoro autonomo e sportivo, ma per tutte le nostre associazioni che sono enti del terzo settore, per tutte le nostre associazioni sportive dilettantistiche che sono anche enti del terzo settore, conosciamo ovviamente gli adempimenti del RUNS, ecco che su questo la notizia positiva è quello di un impegno che è stato avviato proprio tra il Ministero del Lavoro e Dipartimento per lo Sport per arrivare a una interoperabilità proprio fra RUNS e RAS, sperando, come ha anticipato proprio il ministro Abodi in sede di conferenza stampa per la presentazione del correttivo, che sia pacifico che il registro delle attività sportive dilettantistiche possa andare, così come prevede la legge, a prevedere tutte quelle che sono le funzioni che sino ad oggi conoscevamo tra appunto nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche, ormai da tutti conosciuto come RAS, e il vecchio registro invece delle associazioni e società sportive dilettantistiche che conoscevamo ormai in gergo come registro CONI. Insomma, prossime settimane in cui continueremo il nostro lavoro di tutela, di accompagnamento nei confronti delle nostre associazioni e società sportive, lo dicevo prima, lo faremo attraverso i nostri canali informativi comunicativi, lo faremo con anche delle nuove implementazioni a partire dalle prime settimane di settembre con la nostra applicazione WISP. Insomma, continueremo a marcare la meta, così come siamo stati abituati a dire con la nostra compagna di tesseramento nella stagione che ormai andiamo a concludere, ritenendo necessario, come abbiamo avuto modo di affermare anche qualche giorno fa sulle pagine del Corriere della Sera, che sia appunto necessario attivare una vera e propria transizione sportiva che apra un processo di vera e concreta emancipazione dello sport di base come diritto di cittadinanza, che lo legittimi nella promozione di valori ormai di riferimento europeo e accompagni una vera e propria ripresa che sia intelligente, sostenibile ed inclusiva. E allora chiudo davvero, ovviamente facendo un link con un altro elemento di attualità che ci riguarda da vicino, perché questa convinzione che ho sottolineato un attimo fa la portiamo avanti e anzi, alla luce di questa convinzione e alla luce di questa convinzione che senza alcun tono trionfalistico guardiamo l'ormai imminente entrata dello sport in Costituzione. Martedì scorso, 1 agosto, infatti, la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha espresso con voto unanime appunto la decisione di portare in aula per quella che sarà l'ultima e definitiva lettura, la modifica dell'articolo 33 della Costituzione, con l'inserimento di quello che sarà il nuovo comma che reciterà:
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale, di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ecco che davvero in questa cornice, ecco, continueremo ad impegnarci, volendo per la prossima stagione accelerare la transizione, così come reciterà il nuovo slogan che ci accompagnerà, che accompagnerà tutta la nostra associazione, tutta la nostra rete associativa per l'intera prossima stagione sportiva. Grazie ancora a tutte e a tutti gli intervenuti e un ringraziamento ancora particolare, un saluto affettuoso a Guido Martinelli. Grazie. Grazie a te, Tiziano. Con questo incipit possiamo dire di aver aperto le danze. Ecco, mi viene in mente un frammento gnostico che quindi riguarda la conoscenza, quindi adatto a quello che stiamo facendo, che dice: chi non danza non sa cosa succede. Ecco, quindi la domanda è: cosa sta succedendo? Prima di parlarne con l'avvocato Guido Martinelli, io chiederei alla dottoressa Francesca Colecchia di intervenire per un veloce inquadramento. Quindi, dottoressa, a lei la parola. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, siamo in casa e poi Guido Martinelli, l'avvocato Guido Martinelli è stato il mio maestro dal 1996, quindi siamo veramente in famiglia e chi mi conosce sa che sono un po' refrattaria a parlare di norme che non sono in gazzetta ufficiale, per cui sto facendo un lavoro dentro me stessa per cercare di poter essere il più possibile chiara, però sfruttiamo questa occasione di avere Guido con noi, mi piacerebbe molto una riflessione generale su questo percorso di riforma, anche perché tante volte ci si sofferma sul particolare ma si perde il senso della norma e quindi l'inquadramento di alcuni istituti. E poi immagino che ci allieterà con una bella novella in materia di IVA, su quello che sono le prospettive future sul trattamento IVA delle prestazioni realizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche. Quindi chiudo così, restituisco la palla a Simone se vuole fare lui il passaggio di consegna a Guido. Molto, molto, molto volentieri, molto volentieri. Guardi, prima di darle la parola, avvocato Martinelli, mi faccia dire senza alcuna piaggeria, mi accodo a tutti gli altri, che è davvero un piacere averla con noi oggi e chiaramente mi permetto di parlare a nome di tutta l'Unione Italiana Sport per Tutti. Le cedo subito la parola, prego. Grazie a voi, grazie di avermi invitato a questo vostro incontro. Scusate, ma io ho una situazione un po' precaria, ecco, cerco di essere così fisso. Bene, il mio obiettivo oggi era un po' quello di disegnare un percorso, disegnare un po' il percorso su cui poi dopo la dottoressa Colecchia potrà tracciare tutte le indicazioni concrete di quelle che è l'operatività delle norme e di quelle che saranno le conseguenze che queste norme potranno avere sulla vita delle associazioni sottosportive dilettantistiche in generale e in particolare affiliate alla RUSP. Partiamo dalla riforma dello sport. Partiamo dalla riforma dello sport e partiamo da un dato. La riforma dello sport è in vigore, è partita, è in vigore, è perfettamente operativa, il registro attività sportiva è perfettamente operativo, quindi non ci sono in questo momento alcune rimostranze o alcune problematiche rispetto a poter rispettare questa norma che è entrata in vigore. Detto questo, dobbiamo fare un po' la storia. E la storia parte dalla legge delega, la legge 86 del 2019, che appunto inquadrava la nuova realtà sportiva in termini completamente diversi rispetto a quelli che erano stati abituati per 20 anni. Ossia praticamente si identificava anche nell'ambito del dilettantismo chi operava come dilettante dentro oneroso, come lavoratore. Quindi sostanzialmente si superava la vecchia dicotomia che si diceva che i professionisti, lo sport professionistico era formato da quelli che lavoravano, mentre lo sport dilettantistico era formato da quelli che giocavano. No, la legge già dall'86 aveva detto no, sono anche i dilettanti, sono dei lavoratori, se e ove svolgano questa attività a titolo oneroso. Su questa declaratoria estremamente chiara, portata dall'articolo 5, della legge 86 del 2019, come ricordava anche prima il presidente della UISP, si è inserita tutta una giurisprudenza piuttosto cospicua della Corte di Cassazione, tutta tesa a, diciamo così, definire la figura del lavoratore sportivo.
e praticamente relegando la possibilità del riconoscimento dei vecchi compensi sportivi, ossia quelli che producevano un reddito diverso, l'articolo 67, primo comma, lettera n del TUIR, soltanto in determinati casi episodici, cioè in tutti quei casi in cui l'attività sportiva non veniva fatta in via principale, ancorché non esclusiva. Ecco allora che una prima considerazione deve essere fatta. Attenzione, che nel momento in cui noi andiamo a giudicare questa riforma nel bene e nel male, poi come tutte le cose si poteva fare meglio, sotto questo profilo non c'è un dubbio, come tutte le cose si poteva fare meglio, ma quando andiamo a giudicare questa riforma non dobbiamo fare l'errore in cui spesso si cade, di confrontarla con una situazione preesistente, già dichiarata illegittima o già dichiarata illegale, ma dovremmo confrontarla con la situazione che sarebbe stata necessario adottare in precedenza per fare le cose in maniera regolare. Ecco allora che, volendo forse sorprendere qualcuno che mi ascolta, io vi devo dire che dal 1 luglio abbiamo acquistato delle economie, non abbiamo acquistato degli aumenti di costi, nel senso che la riforma ci consente di legittimare i rapporti di lavoro con i nostri lavoratori andando a spendere meno soldi di quelli che avremmo dovuto spendere dopo la legge delega, dopo la sentenza della Cassazione, se non ci fosse stata la riforma. Quindi primo input, attenzione. B, altro dato che va tenuto presente. Spesso e volentieri cosa accade? Accade che veniva inserito all'interno di un comportamento passato una serie di situazioni che comunque erano illegittime anche prima. Ad esempio, proprio stamattina mi è arrivata una domanda. Ah, ma adesso con la riforma i miei addetti alle pulizie della palestra come li regolo? Che contratto gli faccio? E beh, io gli ho detto, guardi, lo stesso contratto che dovrà fare prima del 30 giugno, cioè o li assume o fa l'appalto dei servizi. Quindi sostanzialmente questa riforma, questo tentativo di mettere ordine al sistema sportivo nascerà anche per mettere dei paletti, per andare a chiarire quello che si può fare da quello che comunque non si può fare. Spesso e volentieri nel passato si è andati oltre, non a caso abbiamo avuto tutta una serie di sentenze sia di legittimità che di merito, sia diciamo della giustizia civile che di quella tributaria, che hanno spesso e volentieri, diciamo così, condannato il mondo sportivo, perché purtroppo il mondo sportivo aveva un comportamento di prassi che non corrispondeva a quello che erano le norme. Beh, si è cercato di far sì che queste due situazioni andassero a coincidere. Infatti a volte quando mi si dice la riforma dello sport, in realtà la riforma non ha riformato nulla, ha semplicemente fotografato la realtà, perché sostanzialmente noi continuavamo ad applicare regole che erano vigenti dagli anni 90. Perché anche l'ultima legge, la 289 del 2002, in realtà è una legge che è stata improntata, era il vecchio disegno di legge Veltroni sullo sport, improntata negli anni 90. Quindi dopo 25 anni era evidente che lo sport avesse bisogno di un qualcosa di diverso. Detto questo, beh, consentirvi un'altra battuta. Il presidente Pesce ricordava la riforma del terzo settore. Bene, la riforma del terzo settore dopo 7 anni non è ancora completamente operativa. Beh, allora consentiteci di essere un po' lentini anche noi, e quindi non avere ancora tutto pronto, nel senso che comunque diventa difficile fare una riforma così ampia improvvisamente e in un batter d'occhio. Quindi è chiaro che su molte cose dovremo attendere chiarimenti da parte degli organi amministrativi, circolari dell'Agenzia delle Entrate, circolari dell'INPS, circolari del Ministero del Lavoro. Quindi quello che adesso andremo a dire sono le considerazioni che nascono dalle norme, quindi considerazioni di prima base. E quindi cerchiamo di dare un primo punto. I lavoratori sportivi non sono tutti quelli che operano nel mondo dello sport sono lavoratori sportivi. Perché un altro degli errori che si faceva, ed era sbagliato anche prima, sia chiaro, era di considerare riconducibili
all'articolo 77 che non fanno le trame del TUIR, quindi ai compensi sportivi, qualsiasi attività venisse svolta nell'ambito dello sport. Era sbagliato allora e sbagliato adesso. Ricordiamoci che le agevolazioni previste per i lavoratori sportivi nascono da un presupposto, dalla specificità dello sport, e quindi devono essere necessariamente di un'interpretazione restrittiva, quindi devono essere legate esclusivamente alle tipizzazioni che il legislatore ha fatto. Non possiamo dare un'interpretazione estensiva, perché altrimenti cosa accadrebbe? Faccio un esempio banale, scusatemi per l'esempio banale. Se io potessi ritenere il custode di una palestra lavoratore sportivo, perché non potrei dare le stesse agevolazioni al custode di un teatro, al custode di un cinema? È un problema proprio di perequazione, di giustificazione, diciamo così, dell'attività. Ecco allora quindi che le figure di lavoratore sportivo sono tipizzate. Sono solo alcune. Atleti, allenatori, istruttori, e fin qui è tutto facile, perché tutti sappiamo che sono gli atleti, che sono gli allenatori, che sono gli istruttori. Poi iniziamo a parlare di alcune figure che invece sono un po' più complicate. Direttori tecnici. Ecco, già il direttore tecnico, capito, è già una figura più complicata. Chi è il direttore tecnico? È comunque una figura di una persona che ha una patente, che ha un'abilitazione a svolgere attività tecniche? Molto probabilmente sì. Direttore sportivo. Ecco, questa è un'altra figura nuova. Bene, sulla figura del direttore sportivo si potrebbe parlare a lungo, perché potremmo essere tutti un po' direttori sportivi. O ad esempio, uno dei problemi che si pone è che molte federazioni, e credo anche la stessa WISP, non ha un tesseramento da direttore sportivo. Quindi, quando io faccio un contratto con un direttore sportivo, questo avrà una tessera probabilmente da dirigente. Quindi, quando è che un direttore sportivo è direttore sportivo? E comunque, una persona che ha le funzioni che la legge prevede di direttore sportivo, e io l'ho chiamato segretario, può diventare un lavoratore sportivo? Secondo me sì. Ecco, un primo problema quindi è attenzione. Quando parliamo di direttori sportivi, preoccupiamoci più che della qualifica in quanto tale, cioè della denominazione di direttore sportivo, preoccupiamoci delle mansioni che il direttore sportivo ha secondo la legge, e che trovate l'articolo 2 del decreto legislativo 36. Quindi sostanzialmente l'organizzazione dell'attività della società sportiva. Nulla vieta per una società sportiva di avere anche più direttori sportivi, quindi è una funzione che può prevedere anche più persone. Preparatori atletici. Questa è un'altra figura, capito, non semplice fra le figure dei lavoratori sportivi. Perché il preparatore atletico chi è? Deve essere per forza un laureato in scienze motorie, quindi un kinesiologo, per usare il nuovo termine introdotto dal decreto? Probabilmente qui si dovrà fare riferimento ai regolamenti delle varie federazioni, dei vari enti di promozione sportiva, delle varie discipline sportive associate. Ci dovranno indicare chi sono i preparatori atletici. Poi vabbè, i direttori di gara, questo è facile. Poi c'è una norma su cui sono nate forti polemiche. Tutti coloro i quali svolgono mansioni ritenute essenziali allo svolgimento dell'attività sportiva previste dai regolamenti tecnici delle federazioni e delle discipline sportive associate. E qui si pone, capito, un problema serio. Il problema serio che si pone è chi sono. Molte enti di promozione sportiva, alcune federazioni, hanno fatto delle delibere individuando delle figure. Purtroppo devo ritenere che queste delibere e queste figure non hanno dei presupposti giuridici, quindi non possiamo fare affidamento a queste figure, anche perché la norma non dà alle federazioni o agli enti di promozione sportiva alcun potere a definire quali sono le figure. Il potere lo può dare soltanto il regolamento tecnico. E qual è il senso della norma? Ci sono in certe discipline sportive, per lo svolgimento della mansione tecnica della gara, alcune funzioni. Penso ad esempio a chi guida il motoscafo nello sci nautico, che evidentemente sono essenziali per lo svolgimento dell'attività sportiva e che non rientrano nelle categorie che ho elencato prima.
Sono queste le figure che Pitto, che diventano lavoratori sportivi. Non sicuramente l'ha detto stampa, non sicuramente capito il dirigente accompagnatore, non sicuramente quelle figure, pur diciamo così, di assoluto rispetto, di assoluta importanza, che se però svolgono questa attività a titolo oneroso, purtroppo devono applicare le norme regolari di qualsiasi altra disciplina lavorativa, quindi di qualsiasi altra attività lavorativa che Pitto sia posto in essere. Una volta che noi abbiamo individuato quali siano le figure dei lavoratori sportivi, arriviamo al secondo problema, ossia dobbiamo andare a inquadrare il rapporto di lavoro. E questo è un altro aspetto, capito, molto importante, perché sotto questo profilo stiamo assistendo e leggendo cose non sempre, a mio avviso, assolutamente corrette. Nel senso che non si può presumere niente, in quanto c'è un principio sancito dalla Corte Costituzionale, ribadito dalla Corte di Cassazione, sulla indisponibilità del rapporto di lavoro. Cosa significa indisponibilità del rapporto di lavoro? Significa che se un rapporto di lavoro è di natura subordinata, non possono né le parti né il legislatore definirlo diversamente. Quindi noi non possiamo dire che tutte le attività sono necessariamente collaborazioni coordinate continuative, come sembra che stia diventando, guardando anche tutta una serie di facsimili, eccetera, che stanno girando. Attenzione, che se anche voi avete un contratto di collaborazione coordinata continuativa fatto da Martinelli, e quindi si presume, visto il mio ego, si presume fatto bene, ma se il rapporto che concretamente viene posto in essere non è conforme a quanto previsto da quel contratto, il contratto fatto da Martinelli, così come il contratto fatto dalla federazione, così come il contratto fatto da enti di funzione sportiva, sono carta straccia, perché quello che prevale sono le modalità concrete di svolgimento del rapporto. Quindi attenzione, prima va definito come gestiamo il rapporto, e sulla base delle modalità concordate di gestione del rapporto si arriva a inquadrare il rapporto. Se sarà di natura subordinata, perché è presente dentro la direzione, purtroppo dovremo parlare di rapporti di lavoro subordinato. Se sarà collaborazione coordinata e continuativa, dovremo parlare di collaborazione coordinata e continuativa. Se sarà di partita IVA, dovrà essere di partita IVA. Dovrà, non potrà. Ecco, qui è un'altra di quelle questioni su cui ci tenevo a fare una piccola puntualizzazione. La partita IVA non è un opzionale. In certe situazioni è un obbligo. Quindi quando sento dire ma mi conviene aprire partita IVA, il problema non può mai essere la domanda mi conviene aprire partita IVA. La domanda deve essere devo o non devo aprire partita IVA. Perché se ci sono i presupposti la partita IVA è obbligatoria. Se non ci sono i presupposti la partita IVA è perfettamente inutile. Rimane la collaborazione coordinata e continuativa. E sulla collaborazione coordinata e continuativa dobbiamo fare qualche ulteriore considerazione. Perché? Perché qui entra in gioco un'altra di quelle cose su cui in queste settimane si è scritto molto. La presunzione di collaborazione coordinata e continuativa per le prestazioni che nel testo originale devono essere inferiori alle 18 ore e con il correttivo che dovrebbe arrivare in gazzetta ufficiale, però non prima della prossima settimana, non aspettatelo prima di metà della prossima settimana, portata a 24 ore. E quindi cosa dice questa norma? Questa norma dice semplicemente attenzione che se la prestazione è inferiore alle 24 ore, al netto di quanto richiesto per l'attività agonistica, la prestazione è, si presume, di collaborazione coordinata e continuativa. Ma attenzione, questo cosa sta a significare? Che può essere anche subordinata. Così come, attenzione, una collaborazione coordinata continuativa può sussistere anche quando io ho un collaboratore che fa ben più di 24 ore, quando fa 30, ma anche quando fa 40. Il problema è semplicemente l'onere della prova al fine di poter stabilire quale sia la tipologia del rapporto. E quindi, se la prestazione è inferiore alle 24 ore settimanali, sarà l'ispettore del lavoro in sede di verifica, che dovrà
dimostrare la sussistenza dell'eterodirezione e quindi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. E quindi soltanto in questo caso poi dopo noi saremo costretti a pagare le differenze retributive e contributive. Se invece la prestazione superasse le 24 ore, ecco allora capito che la differenza qual è? È che l'ispettore dirà, basandosi sull'articolo 1 del Job Act, la prestazione di lavoro tipica, la prestazione di lavoro subordinato, tempo indeterminato, e quindi saremo a quel punto eventualmente invece noi, che l'abbiamo inquadrata come collaborazione coordinata e continuativa, che dovremmo andare invece a provare che in realtà non è un rapporto di lavoro subordinato, ma che in realtà, capito, è un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa. Sarà poi la dottoressa Colecchi a spiegarvi poi nel merito 5.000, 15.000, eccetera. Qui lascio assolutamente a Francesca, che è anche molto più brava di me sugli adempimenti operativi. Io ormai diciamo così mi sto ritirando e quindi non, materialmente non seguo più questo tipo di attività. Lasciando a lei quindi questi ulteriori approfondimenti, consentitemi due accenni. Due accenni che non sono contenuti nei decreti di riforma, ma sono contenuti in un decreto legge, anzi meglio, nella legge di conversione al decreto legge 75. Ossia, mentre stiamo attendendo l'uscita in gazzetta ufficiale del correttivo bis di cui abbiamo parlato prima, e come ho già ricordato, uscita che è prevista tendenzialmente per metà della prossima settimana, non prima, nelle more in Parlamento è in corso di approvazione, siamo già, diciamo, al Senato è stato già approvato in prima Camera, ma al Senato credo arrivi blindato, quindi sarà approvato sicuramente la legge di conversione del decreto legge 75. Bene, questa legge di conversione del decreto legge 75, oltre a parlare di altre cose sullo sport, tipo l'abrogazione del limite dei mandati, ma questo è un problema più di natura politica che lascio al presidente Pesce o a chi comunque si occupa di politica sportiva. Ma ci sono due temi invece operativi molto importanti. Il primo tema operativo è il vincolo, nel senso che mentre la riforma dello sport aveva come una tempistica al 2024 abrogato il vincolo, ove per vincolo tutti sappiamo era la possibilità data a una società di rinnovare automaticamente il tesseramento di un proprio atleta anche senza il consenso dell'atleta medesimo. Bene, questa abrogazione ha invece, in questa norma, dato la possibilità alle federazioni di prevedere comunque un tesseramento biennale. Quindi di fatto ritorna un vincolo biennale. Se questa norma, ripeto, senza dare giudizi, può avere una sostenibilità tecnica quando parliamo di volontari, ecco, i miei grandi dubbi sono quando parliamo invece di lavoratori, ossia, ammesso e non concesso che la federazione decidesse di stabilire un tesseramento biennale, e io sono un atleta che sottoscrive un contratto a titolo oneroso di collaborazione coordinata continuativa, se volete, con una società della Federazione A per un anno. Al termine di quell'anno, io, essendo un lavoratore, non posso continuare a lavorare perché la società mia di appartenenza mi vincola? Beh, io credo che questo vincolo biennale salti rispetto a qualsiasi eventuale ricorso dovesse essere fatto, perché per quello che riguarda il lavoratore sportivo questo vincolo biennale, capito, è un nonsense. Sarebbe un nonsense anche per il volontario, ma ripeto, non voglio toccare un argomento che richiederebbe non uno, ma richiederebbe altri 10 webinar sul vincolo, quindi non voglio entrare in quell'ambito, però sicuramente, parlando di lavoro sportivo, l'introduzione del vincolo biennale è un nonsense, è una contraddizione giuridica che a mio avviso, capito, non potrà durare.
La dottoressa Colecchia mi stimola però a chiudere cambiando argomento, perché all'interno di questo provvedimento, quindi all'interno di questa legge di conversione del decreto legge 75, è contenuto anche un articolo 39 bis, che torna sul tema dell'IVA per i servizi sportivi. E qui, signori, dobbiamo mettere un po' d'ordine. Nel senso che noi sappiamo che fino ad oggi abbiamo sempre più o meno fatto rientrare i servizi sportivi fatti nei confronti di associati o tesserati nella decommercializzazione prevista ai fini dell'imposta sui redditi dell'articolo 148,3 del TUIR e ai fini dell'IVA dell'articolo 4,4 del decreto IVA. Bene, questo comportamento che abbiamo adottato da anni in realtà era, per quello che riguarda la parte IVA, sottoposto a una procedura di infrazione. Sottoposto a una procedura di infrazione perché l'Unione Europea si era detto: no, in realtà tu, Italia, sbagli a dire che i servizi sportivi sono posti fuori campo IVA, cioè non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA. In realtà i servizi sportivi devono essere esenti da IVA. Cosa significa esenti da IVA? Significa un'attività che è rilevante ai fini di imposta sul valore aggiunto, ma che per il suo rilievo sociale è come se avesse un'aliquota IVA 0%. È quella che conosciamo dei medici, o quella che conosciamo degli assicuratori, delle polizze assicurative, ossia stiamo parlando quindi di un'attività che rientra nel campo di applicazione dell'IVA, ma che è come se avesse l'IVA allo 0%. Bene, proprio per, diciamo così, correggere questa infrazione comunitaria che si trascinava da anni, era stato previsto che a partire dal 1 gennaio 2024 queste attività, anche altre del terzo settore, ma al momento concentriamoci su quelle sportive, che erano state ritenute fino ad oggi attività poste fuori campo IVA, diventavano esenti da IVA, abrogando l'articolo 4, ecco attenzione, abrogando l'articolo 4. Quindi come ius novorum, come cosa nuova, questa norma poi è stata ulteriormente prorogata, si è detto: beh, ma entro il 31 dicembre non ce la facciamo a sistemare tutto, proroghiamola al 1 luglio 2024. Quindi noi eravamo tutti, diciamo così, sereni di poter dire: prima mettiamo a regime nel fondo dello sport, poi preoccupiamoci dell'IVA che deve andare a regime entro il 1 luglio 2024. In questo quadro, che portava, diciamo così, a dover applicare dal 1 luglio 2024 questa nuova norma, che quindi i servizi sportivi non fossero più esenti, non fossero più esclusi, ma diventavano esenti, ha avuto nel senso che a seguito di un emendamento inserito nella legge di conversione, in realtà i servizi sportivi diventeranno esenti da IVA dalla data di entrata in vigore, capito, di questa legge di conversione, che presumibilmente sarà comunque nel giro di una settimana, 10 giorni. Quindi noi ci troveremo a settembre, quando riaprono le attività, con una norma che prevede un'IVA diversa, e poi cerchiamo di capire se, come, quando, un'IVA diversa per quello che riguarda i servizi sportivi. E già questo crea un po' i problemi, perché voi sapete che l'IVA è comunque un'imposta comunitaria, ma più che altro che l'IVA è un'imposta che va ad anno solare, per cui partire a metà anno, a tre quarti di anno, capito, con una disciplina completamente diversa, sicuramente, capito, questo costituisce un problema. Ma cosa accade? Qual è il problema vero? Che intanto la norma che doveva entrare in vigore il 1 luglio 2024 non è stata abrogata, quindi comunque quella norma lì continua a esserci. Ma nello stesso tempo, invece, ad oggi non è stato abrogato l'articolo 4,4 del decreto IVA. Quindi, a partire dal 1 settembre, data in cui sicuramente sarà entrata in vigore questa norma, noi avremo vigente l'articolo 4, che è quello che abbiamo utilizzato fino ad oggi, ma vigente anche questa norma che ci dice che i servizi sportivi, capito, sono esenti da IVA.
Ecco allora, il primo tema è: potrò comunque continuare a utilizzare l'articolo 4? O non potrò comunque più utilizzare l'articolo 4? Beh, qui entriamo in un campo veramente minato, quindi cerco di essere molto prudente nelle considerazioni che sto per farvi. A mio avviso no, perché comunque ho comunque lo scoglio di luglio 2024 in cui comunque l'articolo 4 viene abrogato e quindi diventa difficile poter sostenere che ad oggi si stia parlando, capito? Si stia parlando di possibilità di continuare a operare, capito, con l'articolo 4. Quindi diciamo non si può più, a mio avviso, parlare di articolo 4, o comunque meglio, non si potrà dal primo settembre, dico primo settembre come data ipotetica, parlare, capito, più di articolo 4. Assodato che stiamo parlando di esente da IVA, il problema è: comunque potrà continuare a valere la decommercializzazione dell'articolo 148? E questo è il vero dato. Cioè il vero dato è: posso continuare a poter godere della decommercializzazione dell'articolo 148? E qui credo che soltanto l'Agenzia delle Entrate, che auspico in maniera sollecita, potrà dare capito, un chiarimento definitivo sotto questo profilo, perché altrimenti il rischio, capito, è la paralisi. Credo che al momento ci siano ancora degli spazi che possono consentire di ritenere legittimo anche diciamo così, applicare l'articolo 148. Quindi apparentemente l'unica novità sarà quella di poter dire le associazioni devono comunque aprire partita IVA, perché gli esenti IVA sono comunque soggetti IVA, quindi aprire partita IVA, ma che poi al di là di questo, specialmente se non avessero altre attività soggette ad IVA, potendo godere della dispensa per gli adempimenti esenti, tutto sommato il problema potrebbe risolversi in poco. Attenzione però a un fatto, perché sono altri due fatti nuovi importanti. Il primo fatto nuovo è che questa esenzione da IVA non è limitata soltanto ai tesserati e agli associati, ma è a beneficio di chiunque usufruisca di servizi sportivi o di educazione fisica, quindi anche non associati e non tesserati. E quindi a quel punto attenzione, perché chi organizza questi tipi di servizi sportivi dovrà valutare se aprire a tutti e quindi godere l'esenzione da IVA su tutti, ma se apro a tutti poi dopo non posso più godere dell'articolo 148. O comunque continuare a vincolare l'accesso solo ad associati e tesserati e a quel punto godere comunque dell'esenzione da IVA ex articolo 10, ma continuando a godere invece l'articolo 148. E quindi credo che questo anche per i consulenti che dovranno andare a fare le proprie considerazioni sull'opportunità di continuare a godere o meno dell'articolo 148 sono considerazioni importanti, perché se, come accade molto spesso, i bilanci delle nostre associazioni sono quasi sempre in perdita o in pareggio, probabilmente potrebbe non avere neanche queste grandi conseguenze dover perdere il 148 e quindi potrebbero nascere ulteriori valutazioni che però lascio alla dottoressa Colecchi, ha capito, e alla sua abilità nel suggerire, capito, comportamenti per quelle che potrebbero essere, capito. Giuro che prendo 5 minuti, poi mi taccio. Il problema qual è? Che la norma che entra in vigore il 1 luglio 2024, recependo comunque la direttiva comunitaria, ti dice che questa esenzione da IVA è valida soltanto se in quanto non pone limiti o non pone problemi al principio della concorrenza. Quindi se non danneggia soggetti che invece applicano l'IVA in maniera ordinaria. E quindi il problema che si pone è in quest'anno, in questi 10 mesi che ci aspettano, diciamo, da settembre
a luglio 2024. Il principio della concorrenza è un problema di cui dobbiamo tenere conto o non tenere conto? Perché è chiaro che se io ho una palestra che gestisco così e a 500 metri c'è una palestra gestita in forma di impresa che fa regolare fattura con IVA, beh, è chiaro che il mio comportamento esente IVA la danneggia e quindi viola i principi della concorrenza, specialmente se facciamo gli stessi tipi di servizi. E quindi un altro problema grosso che è quello di andare a capire, capito, cosa possa accadere sotto questo profilo. Va detto che poi c'è un secondo comma che diventa invece abbastanza importante. Perché? Perché questo secondo comma cosa prevede? Prevede che comunque siano da considerare esenti da IVA, articolo 10.20, quindi per attività didattiche ed educative, anche tutte le attività prestate prima dell'entrata in vigore di questa norma. E questo sicuramente va, diciamo così, a sanare un tema che era stato invece sollevato da una risoluzione recente dell'Agenzia delle Entrate, che aveva detto che no, che in realtà l'articolo 10.20 non si potesse applicare ai corsi sportivi. Ma questa retroattività della norma cosa sta a significare? Sta a significare che se io avevo applicato l'articolo 4,4 l'ho applicato male perché doveva essere attività esente dall'articolo 10? E questo è il rischio, capito, è il rischio che si pone. Ma non diciamo solo negatività, perché questo ha sicuramente una positività, che in caso di accertamento comunque evitiamo che ci calcolino tutto l'IVA. E quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno, perché in caso di accertamento sul passato non sarà più possibile per l'Agenzia delle Entrate andare a applicare tutta l'IVA sui corrispettivi dei corsi, perché comunque potremmo dire che l'attività è esente. So che vi ho fatto molta confusione, specialmente con questa seconda parte, ma credetemi, mettere ordine in questa attività del legislatore, che purtroppo non sembra abbia un obiettivo chiaro per quello che riguarda lo sport, e quindi l'impressione è che mette delle pezze per cercare, diciamo così, di rimediare a problemi, ma non si inserisce in un quadro complessivo, bene, facciamo fatica noi. E quindi credetemi, ho cercato di portarvi queste notizie nel modo più piano possibile. Grazie, lascio volentieri a Francesco il microfono. Lo prendo io al volo in questo passaggio e per ringraziarla, avvocato, per la disamina chiara, chiarissima, e anche per le giuste puntualizzazioni che ci aiutano a capire meglio le dinamiche che muovono i cambiamenti epocali, come lo è questa riforma che stiamo affrontando. Noi siamo nei tempi, sono le 19 circa, siamo arrivati alla seconda parte del nostro incontro, ovvero quella dedicata alla consulenza, alle domande del caso. Ora darò chiaramente la parola alla dottoressa Francesca Colecchia, vorrei però chiarire una cosa importante prima di farlo. È ovvio che non riusciremo a rispondere a tutte le centinaia di domande che ci vengono poste, per cui cercheremo di racchiuderle in macro aree in modo da ottenere un numero umano, ecco, di domande e di dare risposte ampie in grado quindi di soddisfare tutte le esigenze generali che poi ognuno potrà calare nella propria realtà sportiva. Utilizzeremo chiaramente le domande irrisolte per incrementare la sezione FAQ di SportPoint e naturalmente cercheremo di soddisfare però il maggior numero di utenti possibili. Fatta questa precisazione, dottoressa Colecchia, a lei la parola. Grazie Simone, io come di consueto utilizzo le slide anche per non perdermi. Mi date conferma della corretta visualizzazione? Sì, Francesca. Bene, grazie. Si vede benissimo. Allora, sì, come diceva Simone, sono tantissime domande. In realtà ho provato a leggerle velocemente mentre ascoltavo Guido e quindi cerco di rispondere mentre affronto i temi. È un po' una carrellata ovviamente dei vari aspetti, proprio l'ho pensata in risposta alle tante domande che sono arrivate in queste settimane.
Perché è vero, il correttivo bis, l'abbiamo detto, non è ancora in gazzetta ufficiale, però comunque l'operatività del decreto 36 si è portato dietro, come è normale che sia quando c'è una nuova disposizione dei dubbi interpretativi, quindi proviamo nei limiti del possibile di dare delle risposte, anche perché, come diceva Guido, attendiamo, diciamo, i provvedimenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate, del Ministero del Lavoro, che possano anche supportarci nella corretta interpretazione del dato normativo. E, come sempre, tutto ciò che non è in gazzetta ufficiale cerco di evidenziarlo nelle slide per cui lo trovate evidenziato in rosso, e quindi partiamo col dire che il correttivo bis in realtà va a toccare diversi aspetti della riforma del lavoro sportivo, quindi diversi decreti, e come diceva il presidente Tiziano Pesce, oggi ci soffermiamo in particolare sul 36. E con questo faccio riferimento alla modifica dello statuto e al lavoro sportivo e il decreto 39 per quanto riguarda l'acquisizione della personalità giuridica. Bene, per quanto riguarda gli statuti, apriamo la campagna delle modifiche statutarie. È una campagna che ci vede tutti coinvolti. Non ho visto uno statuto che fosse già a norma, a meno che non fosse magari un'associazione sportiva dilettantistica che ha modificato di recente lo statuto, comunque dopo il 2021. Questo perché nel decreto 36 ci sono alcuni aspetti innovativi rispetto al passato. Ecco, per esempio, una domanda che leggevo prima in chat riguardava un'associazione che diceva: ma noi in realtà gestiamo impianti sportivi, non svolgiamo direttamente l'attività sportiva. Ebbene, questa a mio avviso non può essere qualificata come associazione o società sportiva dilettantistica, perché l'oggetto di un'organizzazione sportiva è proprio riferito all'esercizio in via stabile e principale. Il principale può essere omesso per gli enti del terzo settore, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Quindi questo è già un primo modifica che dobbiamo andare ad operare. Poi il decreto dice: possiamo come organizzazioni sportive svolgere anche attività diverse da quelle sportive. L'abbiamo sempre fatto. Quello che viene chiarito, affermato come principio fondamentale è che ai fini della qualificazione come soggetto dell'ordinamento sportivo è necessario che queste attività diverse siano comunque secondarie e strumentali. Stiamo ancora aspettando il decreto che ci dirà che cosa significa essere secondarie e strumentali. Verosimilmente sarà analogo a quello introdotto nell'ambito del codice del terzo settore, quindi una strumentalità che è legata a reperire risorse economiche per poter svolgere anche attività sportiva. Mentre la secondarietà verosimilmente sarà legata al rapporto tra le entrate derivanti da queste attività e le entrate derivanti invece dalle attività sportive. Poi fortunatamente in sede di correttivo è stata accolta la richiesta di andare a dare delle specifiche rispetto a attività come per esempio la sponsorizzazione o la concessione dell'impianto sportivo a terzi, che sono attività che vengono qualificate come diverse, ma che non incidono nel rapporto tra le attività diverse e le attività sportive. E, sempre in termini di modifiche, dobbiamo ricordarci che potrebbe essere necessario andare a controllare in particolare due clausole. Una riguarda le questioni legate alle incompatibilità, perché viene modificato uno dei, diciamo, delle caratterizzazioni dell'incompatibilità nell'assunzione delle cariche elettive, e l'altro riguarda la definizione di ciò che è distribuzione indiretta di utili, perché cambia proprio l'assetto normativo. Ci sono delle disposizioni molto importanti, per cui se lo statuto aveva implementato anche la definizione compiuta di questi due istituti, si rende necessario modificare lo statuto. Io sono un amante dei lavori sartoriali, per cui è ovvio che un'attenta valutazione con un professionista di riferimento può aiutare a costruire uno statuto che sia il più possibile adeguato alle esigenze della singola organizzazione, ma voi siete tutti, immagino, affiliati ad organismi sportivi riconosciuti dal CONI, quindi potete eventualmente richiedere il supporto da parte del vostro organismo sportivo affiliante. Per quanto riguarda le affiliate WISP, esiste un portale dedicato, io lo ricordo sempre come associazionisportive.wisp.it, a cui si accede con le credenziali di affiliazione, al cui interno c'è anche la modulistica relativa allo statuto aggiornato al decreto legislativo 36 del 2021. La modifica è comunque indispensabile, lo possiamo fare entro il 31 dicembre del 2023.
È indispensabile perché, come indicato nella bozza del correttivo bis, se non provvediamo non possiamo iscriverci nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e quindi non possiamo accedere a tutto il sistema di agevolazione che ne consegue. Se siamo iscritti veniamo cancellati dal registro. Quindi è importante procedere, lo dobbiamo fare entro il 31/12/2023. Per quanto riguarda la procedura, qui rispondo ad alcune domande che erano arrivate anche in chat, si fa attraverso un'assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria quindi delibera in merito alla modifica dello statuto. Purtroppo ad oggi non abbiamo ottenuto la possibilità di realizzare l'assemblea con il quorum alleggerito dell'assemblea ordinaria, come è stato fatto in realtà in passato per gli enti del terzo settore. Quindi dovremmo osservare quelli che sono i quorum indicati nel nostro statuto. Andiamo a vedere assemblea straordinaria quanto previsto in prima e eventualmente in seconda convocazione. E se si tratta di un'associazione dotata di personalità giuridica, se si tratta di una società sportiva dilettantistica, sappiamo che comunque è necessaria l'assistenza del notaio, perché dovrà ovviamente diciamo, formalizzare il nostro statuto nuovo nella forma dell'atto pubblico. E per quanto riguarda i costi, sappiamo che se siamo già iscritte nel registro delle associazioni sportive dilettantistiche, beneficiamo dell'esenzione dal costo dell'imposta di bollo. E sembra confermata la possibilità di ottenere anche l'esenzione dall'imposta di registro. Anche questo però è un tema da correttivo bis e quindi non vedo l'ora di leggere il provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Vi dicevo, come organizzazioni sportive, se lo specifichiamo in statuto, possiamo svolgere attività diverse, devono essere secondarie e strumentali. Una novità introdotta nel correttivo riguarda la circostanza che se non rispettiamo per 2 esercizi consecutivi il rapporto di secondarietà e strumentalità, veniamo cancellati d'ufficio dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Quindi particolare attenzione a questo aspetto. Verosimilmente arriveremo anche a una definizione di uno schema di bilancio che possa aiutarci nel definire il rapporto tra le attività diverse e le attività sportive. Ovviamente per chi è un ente di, diciamo, un'associazione di promozione sociale ha già questa distinzione all'interno del bilancio per rispettare lo schema indicato dal Ministero del Lavoro, ma per le associazioni sportive dilettantistiche non sono anche enti del terzo settore, non abbiamo ancora uno schema di bilancio di riferimento. Però, diciamo, è un aspetto che è opportuno poi valutare e attenzionare. Una novità poi diciamo, che si affianca al tema dello statuto è rappresentata dal tema della sede. La sede dove vanno a svolgere l'attività sportiva dilettantistica, perché con il correttivo bis viene introdotta quella disposizione che era contemplata originariamente nella normativa per le associazioni di promozione sociale, poi confluita nel codice del terzo settore e ora anche nel mondo sportivo dilettantistico. Ossia posso utilizzare la sede a prescindere dalla destinazione urbanistica, quindi sono compatibili tutte le destinazioni d'uso omogenee. E senza dover chiedere la variazione di destinazione urbanistica, che è molto costosa. Questo però è possibile solo se andiamo a svolgere in quella sede le attività statutarie e la norma mi dice purché non di tipo produttivo. Ecco, su questo tema si attendono chiarimenti, anche se si deve segnalare che, essendo una disposizione del tutto analoga a quella prevista dal codice del terzo settore, il Ministero del Lavoro ha inteso la nozione di attività di tipo produttivo come attività fiscalmente rilevante, quindi ponendo un problema rispetto anche allo svolgimento di attività sempre statutarie, come potrebbero essere le attività sportive, svolte però nei confronti dei terzi. Vediamo se su questo aspetto ci saranno dei chiarimenti. Poi novità importanti sono state apportate al decreto 39 rispetto al percorso di acquisizione della personalità giuridica. Noi abbiamo storicamente un percorso che è valido per tutte le associazioni definito dal DPR 361 del 2000, che prevede un atto concessorio e quindi una pubblica amministrazione che verifica lo statuto, ma che verifica anche la congruità del patrimonio rispetto alle esigenze dei terzi che vengono in contatto con l'associazione che chiede la personalità giuridica, cambiano le cose con il decreto 39, con le novità introdotte dal correttivo. L'iter in realtà, ma già lo prevedeva la versione originaria, prevede la centralità del ruolo del notaio.
Quindi se io voglio della persona giuridica, la prima persona con cui mi devo interfacciare è il notaio. Il notaio o mi redige un nuovo statuto o controlla che lo statuto sia conforme al dettato normativo, quindi va a controllare se sussistono tutti i requisiti statutari per qualificarmi come associazione sportiva dilettantistica. Quindi, e questa è la novità del correttivo bis, mentre in passato, diciamo, era prevista la possibilità di avere la persona giuridica senza avere un patrimonio minimo, con il correttivo bis viene introdotto il vincolo di essere titolare di un patrimonio minimo di 10.000 euro. E se eventualmente il patrimonio non fosse costituito da denaro, ma da beni, allora in quel caso deve intervenire una perizia giurata. E poi, come previsto anche per gli enti del terzo settore, viene disciplinata l'ipotesi in cui si vada sotto il valore del patrimonio minimo, se viene ridotto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, allora sarà necessario ripristinare il patrimonio minimo, altrimenti si va o a scioglimento o a, diciamo, perdita della personalità giuridica. E mi stupisce il fatto che non sia stato introdotto il deposito del bilancio all'interno del RAS, perché sapete che comunque il bilancio rappresenta uno strumento anche per i potenziali creditori, terzi che entrano in contatto con l'associazione al fine di verificare la consistenza patrimoniale. Per cui, mentre nel terzo settore abbiamo sia uno schema di bilancio che un obbligo di deposito all'interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, questo tipo di previsione non è stata, diciamo, portata all'interno delle organizzazioni sportive, almeno ad oggi. L'iter prevede sì questo protagonismo del notaio, è anche vero che quando il notaio dovesse non ritenere sussistenti i requisiti per acquisire la persona giuridica, allora sarà l'ente stesso, il sodalizio sportivo, a potersi rivolgere direttamente al registro delle attività sportive dilettantistiche e presentare istanza per acquisire la persona giuridica, anche se l'iter non è dei più semplici. Poi, altra novità che mi ha reso molto felice è che finalmente diciamo addio al modello EAS. Io ve ne ho fatto qui diciamo, una schermata per ricordarvelo, era diciamo, uno strumento creato per poter favorire l'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, però stiamo parlando di sodalizi sportivi che devono offrire una quantità significativa di informazioni ai fini sia dell'affiliazione che dell'iscrizione nel Registro Nazionale di Attività Sportive Dilettantistiche. Quindi aveva perso, diciamo, la sua anche il senso, era diventato anacronistico, quindi è stato abrogato. E affrontiamo finalmente poi il tema caldo, il tema del 99% dei quesiti, che è quello relativo alle collaborazioni all'interno delle nostre organizzazioni sportive. Allora, partiamo dall'assunto, che questa è anche una risposta a una domanda che è pervenuta in chat, che come organizzazione sportiva io posso scegliere diverse tipologie di collaborazioni. Quindi al mio interno posso avere volontari, posso avere lavoratori sportivi dipendenti, lavoratori sportivi con partita IVA, collaboratori coordinati e continuativi sportivi, posso avere i collaboratori amministrativo-gestionali e posso avere anche altri lavoratori non sportivi, quelli che fanno le pulizie, che si occupano della custodia, quelli che magari gestiscono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Quindi non ci sono limitazioni rispetto alla tipologia di rapporti di lavoro che può instaurare l'organizzazione sportiva. Ci sono solo dei vincoli nel momento in cui io voglio definire questi rapporti nell'alveo del lavoro sportivo. E per quanto riguarda i lavoratori sportivi, non mi dilungo, Guido, l'avvocato Martinelli ha definito in modo molto chiaro quali sono le attenzioni che dobbiamo prestare rispetto all'individuazione delle figure ammesse ad assumere la qualifica di lavoratori sportivi. Ricordo solo che devono essere tesserati, che sono persone che appunto sono lavoratori non volontari, quindi operano verso un corrispettivo, e nel correttivo viene specificato che si tratta di lavoratori che effettuano la prestazione sportiva a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Immagino che questa sia un po' la risposta al dubbio in merito al fatto che potesse essere possibile riconoscere come lavoro sportivo anche quello effettuato nei confronti dei tesserati. Qui invece la disposizione mi sembra circoscrivere esclusivamente alle prestazioni dirette alle associazioni, società sportive dilettantistiche e poi alla filiera, diciamo, degli organismi sportivi e della pubblica amministrazione legata al mondo dello sport.
Per quanto riguarda i volontari, anche qui ci sono alcune domande. Il volontario è una persona che svolge l'attività gratuitamente. Ricordiamo che è vietata qualsiasi forma di rimborso forfettario. Non esiste proprio rimborso forfettario né nel mondo sportivo né nel mondo del terzo settore, è stato abrogato questo istituto. Diciamo che rispetto al volontariato nel terzo settore, dove c'è un afflato solidaristico, nel volontariato in ambito sportivo dilettantistico l'elemento cardine è legato alle finalità amatoriali perseguite dai volontari nello svolgimento delle attività. Poi le attività possono essere le più varie, quelle che sono strumentali alla realizzazione delle attività, quindi anche la stessa attività didattica potrebbe essere portata avanti da un volontario, così come i volontari che si prestano per effettuare il tesseramento piuttosto che l'iscrizione alle attività. Ecco, qualsiasi attività di per sé potrebbe essere svolta a titolo gratuito. E, vi dicevo, è un'attività che viene svolta a titolo gratuito e viene affermata l'incompatibilità tra l'essere volontario ed essere lavoratore di quell'organizzazione. Anche qui viene, diciamo, riproposto un vincolo che è stato introdotto nel codice del terzo settore che nasce dall'esigenza di evitare comportamenti elusivi. E quindi o sono un volontario o sono un lavoratore per quella specifica organizzazione, mentre potrei per esempio essere un lavoratore di un'associazione sportiva dilettantistica e un volontario per l'ente o la federazione a cui sono tesserato. Quindi si parla del rapporto con la singola organizzazione. Per quanto riguarda i rimborsi, sempre il correttivo bis mi dice che possono essere rimborsati solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, non si fa più riferimento solo ed esclusivamente alle trasferte. È necessario però regolamentare questi rimborsi ed è prevista anche la possibilità di effettuare il riconoscimento del rimborso in autocertificazione, ma nei limiti di 150 euro al mese. Allora, chiariamo questo concetto. L'autocertificazione non è rimborso forfettario, lo ripeterò tipo 25.000 volte come mantra perché è una domanda che mi viene fatta spesso e volentieri. L'istituto del rimborso in autocertificazione è nato nella disciplina del codice del terzo settore perché ci sono molte associazioni che fanno anche convenzioni con la pubblica amministrazione che queste pubbliche amministrazioni riconoscono i costi sostenuti, quindi rimborsano i costi sostenuti dai volontari. Ovviamente in tante attività ci sono molteplici volontari con tante piccole spese, quindi acquisire tutta la documentazione, i singoli scontrini fiscali diventava una mole di lavoro particolarmente significativa anche per l'amministrazione che doveva poi controllare che il rimborso riconosciuto fosse coerente rispetto alle pezze giustificative. E lì è nata l'autocertificazione. Ma l'autocertificazione significa che io, Francesca, volontaria, comunque mi assumo la responsabilità di quello che dichiaro. Quindi, se mi venisse chiesto, dovrei poi presentare le pezze giustificative, diciamo, giustificazione appunto del rimborso richiesto. Se sono una volontaria, infine, devo essere assicurata, ma in questo caso, nella disciplina della riforma dello sport, si parla esclusivamente di assicurazione per il rischio da responsabilità civile. Quindi è più circoscritta rispetto ai volontari degli enti del terzo settore che hanno anche la copertura per il rischio malattia e infortunio. Passiamo quindi ai lavoratori. Anche qui, non ripeto quello che ha sottolineato l'avvocato Martinelli, è molto importante fare attenzione alle definizioni, perché poi ci possono essere dei controlli. Per quanto riguarda quelle figure come direttore tecnico, il direttore sportivo, ho riportato integralmente il testo della norma per facilitare l'individuazione. Quindi ecco, prima di dire Francesca è direttrice sportiva, andiamo a vedere sostanzialmente se le funzioni, le mansioni che mi vengono affidate sono effettivamente quella di una persona che cura l'assetto organizzativo e amministrativo dell'associazione e si occupa dei rapporti tra la società, gli atleti, gli allenatori.
eventualmente si occupa anche delle trattative con le altre società sportive per il trasferimento degli atleti, la stipula della cessione dei contratti e il tesseramento. Quindi sono funzioni che sono già ben definite. Poi sapete perfettamente, e probabilmente e molti mi chiedono, queste figure ulteriori rispetto a quelle espressamente elencate nell'articolo 25 del decreto 36, bene, questi regolamenti in realtà trovano loro avallo all'interno del correttivo bis nella previsione secondo cui questi regolamenti innanzitutto sono quelli, almeno nella bozza che abbiamo in possesso, sono i regolamenti adottati dalle federazioni e discipline sportive associate, ma soprattutto sembra più un processo di analisi di quelli che potrebbero essere i fabbisogni di persone le cui mansioni sono ovviamente strettamente funzionali alla pratica sportiva nelle diverse discipline sportive, e poi c'è un atto da parte dell'autorità di governo delegata in materia di sport che farà un decreto in cui accorperà tutte queste funzioni. Quindi avremo un elenco ufficiale con il timbro del Ministero, sentito anche il Ministero del Lavoro, e quindi con maggiore tutela anche per tutte le organizzazioni sportive, ed sarà un elenco potenzialmente aggiornabile, perché si dice entro il 31 dicembre potrà essere integrato con le eventuali ulteriori figure individuate dai regolamenti delle federazioni degli enti. Detto questo, ripetiamo il concetto secondo cui posso scegliere un ventaglio di opzioni nell'inquadramento giuslavoristico, perché possiamo essere lavoratori autonomi anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, oppure perché abbiamo la partita IVA. Personalmente ritengo che sia anche ammissibile il lavoro autonomo occasionale, non è espressamente richiamato, però è anche vero che fa parte della famiglia del lavoro autonomo, anche se devo dire che nel mio osservatorio rappresenterebbe comunque una situazione residuale, fino ad arrivare al lavoro dipendente. E i lavoratori sportivi sono ammessi ad alcune agevolazioni e semplificazioni. E poi è stato introdotto nel correttivo, ma diciamo ad adiuvandum, per chiarire che in ogni caso anche le organizzazioni sportive potranno eventualmente fare ricorso ai cosiddetti presto, li conosciamo come i voucher per lavoro occasionale, però secondo le regole ordinarie, quindi non sono comunque ammessi alle agevolazioni fiscali, contributive e alle semplificazioni gestionali che invece abbiamo esclusivamente per le altre tipologie. Ora, la prima cosa che dobbiamo ricordarci prima di prendere un facsimile di contratto è prima valutare se effettivamente il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è la giusta veste che dobbiamo dare al nostro rapporto di lavoro. Perché è vero che la normativa mi introduce una presunzione di legge rispetto alla natura autonoma del rapporto, quando l'impegno non è superiore alle 24 ore al netto delle ore che dedichiamo alle manifestazioni sportive. Però se nella sostanza ci comportiamo come datori di lavoro con etero di reazione, allora non vale niente quella presunzione. Personalmente mi è capitato in rari casi, però devo dire che mi è capitato. Un'associazione sportiva ha avuto l'accesso da parte della SIAE. Durante il colloquio, il presidente di questa associazione ha detto all'agente della SIAE che lui doveva essere presente tutte le mattine in sede per verificare, per dare le istruzioni per due persone che si occupavano della collaborazione amministrativo-gestionale dell'associazione, perché se non c'era lui loro non ci arrivavano a fare le cose. Queste due persone sono state assunte a tempo indeterminato, perché è ovvio che laddove tu descrivi le modalità di realizzazione della prestazione in termini di eterodirezione, stiamo parlando di rapporto di lavoro subordinato. Un altro caso mi è capitato in un impianto natatorio in cui avevano affisso proprio in piscina della cartellonistica in cui c'era scritto che se l'insegnante di nuoto non si presentava a bordo vasca entro 5 minuti dall'inizio della lezione, era passibile di una decurtazione del compenso orario. E anche lì rientriamo nel concetto tipico della subordinazione gerarchica, perché c'è l'applicazione di misure, provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori. Quindi la prima cosa è avere chiaro
come vogliamo impostare il rapporto di lavoro. Se è un rapporto genuinamente di natura autonoma, sicuramente ci aiuta questa presunzione nella natura autonoma del rapporto se siamo sotto le 24 ore, ma nulla toglie che il rapporto possa avere durata anche superiore. Una norma in realtà di cui non si parla molto, che ci aiuta, è quella che dice non ti preoccupare rispetto al fatto che ci sia eterorganizzazione del lavoro. Cioè se io vado in un'associazione culturale e c'è un collaboratore, un insegnante di musica, in cui io gli dico esattamente a che ora deve essere presente, in quale sede dell'associazione deve essere presente, c'è eterorganizzazione del rapporto di lavoro. E quello fa sì che il rapporto possa essere attratto nell'ambito della disciplina del lavoro subordinato. In un'associazione sportiva dilettantistica questo non si verifica. Quindi il vero nodo è c'è subordinazione gerarchica, se c'è, niente da fare, è rapporto di lavoro subordinato, altrimenti potremmo essere nell'ambito della collaborazione coordinata e continuativa. Per quanto riguarda il trattamento fiscale, ormai lo saprete benissimo, abbiamo 15.000 euro di agevolazione, 15.000 euro sono legati ai compensi complessivamente percepiti per questa tipologia di reddito da lavoro sportivo e norma che si applica nel 2023, dobbiamo prendere in considerazione anche i compensi percepiti dal 1 gennaio alla fine di giugno 2023 in qualità di compensi sportivi. Questo cosa significa? Per esempio, Matteo ha ricevuto in compensi sportivi 5.000 euro da gennaio a giugno. Significa che da luglio a dicembre ha un bonus di 10.000 euro. E Federico ha preso 12.000 euro di compensi sportivi da gennaio a giugno. Allora noi sappiamo che i primi 10 euro erano in regime agevolato, quindi sui 2.000 euro che cedevano al Fatto Fund hanno correttamente applicato le ritenute, quindi si è mangiato 10.000 euro di bonus, ha un bonus di 5.000 euro da luglio a dicembre. Superata questa fascia, cosa succede? Che si applicano le ritenute fiscali che sono contemplate per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quindi scaglionate. E c'è sinceramente io ho ancora un dubbio rispetto alla possibilità di utilizzare anche la detrazione da reddito di lavoro assimilato a quello dipendente, sono la no tax area degli 8.000 euro e su questo mi auguro che l'Agenzia delle Entrate possa intervenire. Poi un'altra domanda ricorrente sulle co-co-co sportive è legata al tema trasferte. Questo perché i nostri istruttori erano abituati ad avere riconosciuta la trasferta anche dal proprio comune a comune diverso. Questo perché quando si parlava di compensi sportivi e c'era stato un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate era ammesso questo tipo di rimborso che non entrava nel plafond dei vecchi 10.000 euro. Solo che ora è cambiato completamente il reddito, stiamo parlando di un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Quindi la trasferta è esclusivamente quella dal comune in cui vado a svolgere prevalentemente la mia prestazione lavorativa sportiva a comune diverso. Per cui per esempio sono di Modena e ho l'impianto sportivo a Pavullo e un altro impianto sportivo a Cento, adesso mi vengono i nomi, individuo qual è la mia sede principale di lavoro, lo vado a indicare anche nella comunicazione di instaurazione del rapporto e anche se io sono a Modena non mi verrà mai riconosciuto il rimborso da Modena a Pavullo o da Modena a Cento, ma la trasferta da Pavullo, sede principale, a Cento. Poi, per quanto riguarda le tutele previdenziali, il lavoratore sportivo si deve andare a iscrivere alla gestione separata INPS. Anche qui c'era un quesito in merito a cosa bisogna fare. Non è sufficiente la comunicazione di instaurazione del rapporto, è necessario che il lavoratore si rechi alla gestione separata INPS, scusate, all'ufficio INPS per aprire la sua posizione. I contributi si vanno a calcolare sulla somma che cede i primi 5.000 euro. Poiché si tratta di contributi che sono legati alla natura di reddito da lavoro sportivo in forma di co-co-co,
Io vado a prendere in considerazione solo quello che percepisco a partire dal 1° luglio del 2023, quindi prescindo dai compensi sportivi che ho ricevuto dal 1° gennaio al 30 di giugno. Sto parlando sempre dei compensi complessivamente ricevuti. Quindi quando io chiedo i soldi alla mia associazione sportiva dilettantistica, prima gli devo presentare un'autocertificazione in cui gli vado a dichiarare da una parte quanti soldi ho ricevuto dal 1° luglio al giorno in cui avviene il pagamento ai fini contributivi e poi devo andare a dichiarare anche quanti soldi ho preso dal 1° gennaio fino alla data di pagamento ai fini fiscali. Tornando quindi alla parte previdenziale, cosa abbiamo detto? Mi vado a iscrivere alla gestione separata INPS. L'associazione ho dichiarato che vado a sforare 5.000 euro, quindi col compenso che vado a ricevere complessivamente arrivo a 6.000 euro. Quindi ho 1.000 euro fino che vanno oltre i 5.000. Su questi 1.000 euro in realtà devo fare la decurtazione del 50%. È un'agevolazione che mi hanno introdotto fino a dicembre del 2027 per assicurare una sorta di progressione nell'onere contributivo. Quindi diventano 500 euro. Su questi 500 euro, ipotizziamo che io faccio esclusivamente questa attività, mi si applica l'aliquota del 25% più le cosiddette aliquote minori. Di queste aliquote, 2/3 sono a carico dell'associazione committente e 1/3 invece mi viene trattenuto perché è a carico mio. Se invece sono una persona che magari ha un'altra attività lavorativa con contribuzione previdenziale o sono già pensionata, l'aliquota scende ma solo al 24% e senza aliquote aggiuntive. Per quanto riguarda le aliquote aggiuntive, sono quelle che secondo me sono più interessanti della tutela previdenziale in questo momento, perché se vedete bene tra il fatto che abbiamo i primi 5.000 euro senza contribuzione previdenziale, il fatto che comunque fino al 2027 calcoliamo tutto sul 50% della fascia soggetta a contribuzione, non avremo tanti contributi da versare. Ma verseremo sull'importo eccedente 5.000 euro e integralmente le cosiddette aliquote minori che mi servono per garantire la disoccupazione, la maternità, la malattia e gli assegni al nucleo familiare. Quindi possono sembrare piccole cose, ma queste potrebbero tutelare le persone che magari il prossimo anno non lavoreranno nel periodo da luglio, agosto e settembre, perché tante volte le organizzazioni sportive sospendono in quel periodo le attività. Poi le collaborazioni coordinate e continuative erano individuate tra le tipologie di prestazioni di lavoro soggette alla contribuzione INAIL, ma il correttivo bis ha eliminato, diciamo, ha previsto che con riferimento alle COCOCO la tutela assicurativa sia garantita esclusivamente attraverso il tesseramento. E quindi questo ovviamente rappresenta uno sgravio anche in termini di adempimenti in capo alle organizzazioni sportive. Quindi, facendo un po' la lista della spesa di quello che dobbiamo fare se attiviamo una collaborazione coordinata e continuativa, il primo è sempre verificare se quella è la tipologia di inquadramento corretto. Andiamo a comunicare l'instaurazione del rapporto. Non la chiamo più comunicazione preventiva, visto che in ogni caso è previsto che sia fatta entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Personalmente l'ho fatta, trovo che sia piuttosto intuitiva, si va direttamente sul registro delle attività sportive dilettantistiche, si accede con l'identificativo, l'username e il codice fiscale dell'associazione, poi inserite come password quelle che avrete, spero tutti, generato per poter accedere al portale del RAS e scaricare il certificato attestante l'iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il menu a sinistra, vedete, rapporti di lavoro, si clicca, c'è Unilav, sono già caricati i dati dell'associazione legale rappresentante, dovete caricare i dati del collaboratore, viene richiesto anche il titolo di studio, viene richiesta la PAT INAIL che potreste non avere, qualora non abbiate già attivato per presenza di dipendenti, per esempio. Se non l'avete non è un dramma, il Ministero ha chiarito che può essere indicato 8 volte 0, quindi si procede.
si mette la data d'inizio della collaborazione, data fine e l'importo riconosciuto per il periodo di validità del contratto e quindi si salva e si invia. Questa è semplicemente la comunicazione preventiva, non hanno inserito neanche l'obbligo di identificazione digitale come lo SPID, la CIE per poter accedere al portale. E tra l'altro è previsto che tutte queste comunicazioni siano fatte anche da delegati, non necessariamente dal legale rappresentante. Poi vi dicevo, siccome io devo sapere quanti soldi ha complessivamente percepito il mio collaboratore, gli devo chiedere l'autocertificazione, abbiamo fatto tutte le nostre valutazioni, magari non abbiamo neanche da versare ritenute contributive o fiscali, dobbiamo pagarlo sempre con modalità tracciabile. Non è più una questione di importi sopra o sotto i 1000 euro, è comunque obbligatorio il pagamento tracciabile delle COCOCO a prescindere dall'entità del compenso. E le COCOCO hanno come diciamo, documento certificatore dei compensi la busta paga, questa busta paga non è obbligatoria quando il percipiente non supera i 15.000 euro e potrà essere fatta anche autonomamente attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. L'applicativo non è ancora pronto, però è stato promesso. Poi bisogna effettuare la comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi, quindi quelli che mi servono poi per verificare il corretto computo dei contributi previdenziali, e anche questo si farà attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, come anche la tenuta del Libro Unico del Lavoro. Ecco, nel correttivo è prevista la possibilità di fare questi adempimenti anche attraverso le vie ordinarie, originariamente era previsto come unica modalità. Poi quando sapete ci sono dei collaboratori, ci sono gli ulteriori adempimenti, che è la certificazione unica, vado a eventualmente se ci sono ritenute fiscali a inserire i dati anche nel modello 770 e devo verificare l'inserimento dei dati nel modello IRAP perché stiamo parlando di un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente che fa cumulo ai fini della definizione della base imponibile per applicare questa imposta all'IRAP. C'è da dire però che il correttivo BIS ci ha dato una mano dicendo che in ogni caso i compensi per i COCOCO inferiori a 85.000 euro non concorrono al plafond su cui calcolare questa imposta. Ora siamo tutti un po' in angoscia, in ambascia per quanto riguarda la tempistica, perché magari siamo indietro rispetto agli adempimenti, hanno introdotto una disposizione di salvaguardia che riguarda esclusivamente le collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistica. Quindi qui rispondo anche ad alcuni quesiti che sono apparsi in chat. Non è una moratoria per i lavoratori dipendenti né una moratoria per i lavoratori collaboratori amministrativo gestionale, è solo per i COCOCO sportivi. E qua viene prevista la possibilità di effettuare versamenti e adempimenti entro il 31 ottobre del 2023. Poi possiamo avere accanto al nostro COCOCO sportivo anche titolare di partita IVA, questi potrebbe anche essere titolare di partita IVA che ha optato per il regime forfettario. Sì, io posso avere una persona che magari ha due collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva e dilettantistica, come se avesse due part-time, ma se ovviamente stiamo parlando di più committenti, il regime naturale è quello dell'apertura della partita IVA, anche per quanto riguarda l'onere IVA che viene così esposta. Se siamo in regime però forfettario, sappiamo che le prestazioni non sono soggette a IVA e quindi non diventano un aggravio economico in più per l'organizzazione sportiva che beneficia della prestazione. E questi lavoratori in realtà hanno le medesime agevolazioni che abbiamo visto già per i COCOCO, per cui non mi soffermo, e semplicemente andrà ad applicare l'aliquota del 5-15% a seconda se sia una nuova attività o un'attività che si sia sviluppata per più di 5 anni sulla somma che supera i 15.000 euro. Qui ho provato a fare un esempio banale di quello che può succedere a un istruttore sportivo con partita IVA partendo da diciamo, la totale dei ricavi e sottraendo quindi gli oneri previdenziali e fiscali. E ovviamente tutte le slide vi hanno già detto che saranno consultabili da parte di tutti nell'area diciamo, non riservata del sito della WISP, per cui potrete esaminarle con calma.
Poi abbiamo i lavoratori dipendenti, che sono dei lavoratori speciali, innanzitutto per la durata del rapporto, perché normalmente quando parliamo di dipendenti parliamo di rapporti a tempo indeterminato, e qui abbiamo esattamente il contrario. Il rapporto è a tempo determinato, massimo 5 anni, reiterabile. Poi ci sono una serie di disposizioni che derogano le regole ordinarie, perché diciamo, ci portiamo dietro anche il vissuto della normativa nel settore sport professionistico, dove già erano previste delle deroghe rispetto magari a disposizione dello statuto dei diritti del lavoratore, tutta quella parte legata all'aspetto sanzionatorio che all'interno dell'ordinamento sportivo trova delle sue specifiche, per cui non si applicano le disposizioni ordinarie. Per quanto riguarda gli aspetti, diciamo, delle agevolazioni, abbiamo le agevolazioni sotto profilo fiscale che hanno le co.co.co. Quindi i primi 15.000 euro sono in agevolazione. Sopra si applicano le ritenute previste per i lavoratori dipendenti, quindi con le aliquote progressive. E anche qui c'è il mio dubbio rispetto alla possibilità di utilizzare ancora la, diciamo, fascia di esenzione, sì, la fascia di esenzione è circa 8.000 euro. Cambia completamente l'aspetto contributivo, perché in questo caso i lavoratori dipendenti, diciamo, sono chiamati a versare attraverso il datore di lavoro le ritenute previdenziali a partire dal primo euro che ricevono. E quindi senza lo scaglione dei 5.000 euro di non assoggettamento. E cambia anche l'aliquota, perché qua stiamo parlando del 33%, di cui il 9,19% a carico del lavoratore, a cui si sommano poi le cosiddette aliquote contributive minori. E poi altra differenza è che, mentre per i lavoratori autonomi, in particolare co.co.co, abbiamo visto che ci sono delle semplificazioni anche gestionali, perché la comunicazione e anche gli altri adempimenti possono avvenire attraverso il Registro Nazionale di Attività Sportive Dilettantistiche, se parliamo di dipendenti, lavoratori sportivi, si seguono le regole ordinarie e, come dicevo prima, non ci sono moratorie, quindi bisogna rispettare la tempistica ordinaria. Rispetto ai dipendenti pubblici, anche qui c'erano dei quesiti. Il dipendente pubblico può essere un volontario e quindi ricevere il rimborso, delle spese sostenute per l'attività nel rispetto dei regolamenti adottati dall'organizzazione sportiva, potrebbe anche ricevere premi e borse di studio, ma potrebbe anche essere un lavoratore sportivo. Però per essere un lavoratore sportivo deve avere prima l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di competenza. Una cosa molto interessante del correttivo è la previsione nell'introduzione del cosiddetto silenzio assenso, della serie il dipendente pubblico presenta l'istanza, se entro 30 giorni non riceve il diniego, si forma il silenzio assenso e quindi può operare. Diciamo che ormai è diventata urgente la presentazione di questa istanza per tutti quegli istruttori che magari vogliono iniziare a svolgere l'attività a settembre, perché per poter usufruire di questi 30 giorni entro cui l'amministrazione può eventualmente negare l'autorizzazione. Ci sono poi delle disposizioni speciali legate ai preposti alle gare nel settore dilettantistico, perché il professionismo non accede a tutte queste semplificazioni. Non mi soffermo più di tanto perché su questi aspetti non sono sicura che entreranno in vigore, quindi vi dico solo che ci sono delle peculiarità legate agli aspetti procedurali di instaurazione del rapporto, di effettuazione della comunicazione e di iscrizione all'UL, e è previsto, ma questo sempre in questo correttivo bis seconda versione non ancora abbollinato, che in realtà possono ricevere insieme a compenso anche il rimborso delle spese e con il rimborso in autocertificazione, purché non superiore ai 300 euro mensili. Però ripeto, questa è una parte che, visto che siamo vicini alla meta della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, poi faremo degli approfondimenti, degli articoli quando avremo il testo definitivo. Rimane la possibilità di avere i premi. Adesso mi viene in mente quando con Tiziano Pesci leggevamo il testo, ci è venuto un colpo dicendo: beh, sono scomparsi completamente i premi, no? Li hanno reintrodotti nel correttivo 1, però sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta del 20%, quindi non sono ammessi poi alle agevolazioni del lavoro sportivo. Attenzione, sono premi che non sono legati alla produttività del lavoro, perché altrimenti verrebbero, diciamo, attratti nell'ambito della disciplina fiscale del reddito da lavoro assimilata a quello dipendente per i co.co.co.
Prima vi dicevo che secondo me sono anche inquadrabili come lavoratori autonomi occasionali, qui faccio semplicemente un breve excursus interpretativo, però sarebbe veramente opportuno avere dei chiarimenti anche per quanto riguarda poi gli aspetti procedurali. Passiamo adesso a quelli che sono lavoratori non sportivi, tra cui le collaborazioni amministrativo-gestionali. Sottolineo il concetto che non sono lavoratori sportivi e questo significa che diventa ancora più importante verificare l'effettiva natura autonoma del rapporto, perché non c'è neanche la presunzione della natura autonoma del rapporto che avevo per le coccoco sportive. Quindi qui non ho il discorso delle 24 ore, qui dall'inizio devo essere in grado di dimostrare che il rapporto è effettivamente di natura autonoma. Certo, non è un problema se c'è eterorganizzazione, ma in alcuni casi potrebbe esserci eterodirezione per questa tipologia di lavoro, quindi bisogna stare molto attenti. Ecco, nel mio osservatorio io ho persone che sono collaboratori amministrativo-gestionali che prendono i documenti una volta a settimana, se le portano a casa e sistemano la contabilità dell'associazione nel tempo libero. Persone invece che stanno stabilmente in struttura 8 ore al giorno, 5 o a volte anche 6 giorni a settimana, e che più difficilmente si può dimostrare l'autonomia del rapporto. Quindi in questi casi, a mio avviso, diventa molto importante ricorrere all'istituto della certificazione del contratto. La certificazione del contratto è una procedura che prevede il coinvolgimento di una commissione di tecnici, sono commissioni che sono istituite per esempio dall'ordine dei dottori, dall'ordine dei consulenti del lavoro o anche dalle università, in cui ci sono degli esperti che esaminano il contratto e poi fanno un colloquio separato con committente e il collaboratore per capire qual è effettivamente la natura del rapporto che vogliono instaurare e se del caso avallano il contratto e quindi affermano che effettivamente la volontà delle parti è quello di disciplinare il rapporto nell'ambito della natura autonoma del rapporto stesso. E questo è sotto profilo qualificatorio, quindi attenzione a questo istituto. Sotto profilo previdenziale e fiscale hanno le stesse agevolazioni dei co-co-co sportivi, quindi andiamo in continuità su quello che ci siamo già detti, ma in termini di adempimenti no, sono soggetti alle regole ordinarie, quindi la comunicazione preventiva si fa con le modalità ordinarie, la busta paga la fa il consulente del lavoro, a meno che non abbiate persone abilitate all'interno del vostro organizzazione sportiva. Prima si parlava, diciamo, quando c'era la disciplina della collaborazione amministrativo-gestionale come reddito diverso, si diceva che la collaborazione non dovesse avere natura non professionale. Non è riportato, ma nel correttivo bis si dice che non rientrano tra i soggetti che possono essere qualificati come collaboratori amministrativo-gestionali, quelli che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Quindi il classico commercialista non può essere inquadrato poi come collaboratore amministrativo-gestionale. E questa, diciamo, semplicemente degli esempi banali che ho riportato rispetto a quello che succede in quest'anno di transizione sotto il profilo fiscale tra compensi sportivi e diciamo, lavoro sportivo. Ho veramente fatto una carrellata, spero che siate ancora tutti vivi e vediamo se riusciamo anche a rispondere a ulteriori domande, però ripeto, assoluta disponibilità poi a leggere con calma le domande perché siamo tutti un po' stanchi, adesso non c'è neanche tanta voce, quindi quelle domande cui non riesco a rispondere immediatamente diventeranno poi delle FAQ. Vi ricordo che sul sito della WISP, nella sezione SportPoint, c'è la sezione FAQ con le domande che sono state fatte anche nel corso dei precedenti appuntamenti. Ho visto anche una domanda in materia di certificazione medica, penso che dopo la pausa estiva faremo anche un appuntamento su queste tematiche, quindi ecco, anche sul tema della fiscalità ho visto dei quesiti. Ovviamente avremo occasione di rivederci online con SportPoint per approfondire anche questi altri temi. Dottoressa Colicchia, come al solito, chiarissima
e molto ricca di esempi che ci aiutano a capire bene. Le domande, sì, sono letteralmente centinaia, lo sapevamo. Per cui abbiamo lavorato dietro le quinte per riassumerle, come dicevo prima, in aree di interesse generale. Quindi io credo che, adesso sono le 19.54, io andrei a leggerle così, quelle che abbiamo insomma cercato di riassumere. Molti ci chiedono, per esempio, l'argomento dei direttori di gara e ci richiedono dei chiarimenti sulla possibilità di procedere con compenso o rimborso spese alla luce delle disposizioni del correttivo. Allora, lì dipende se io, perché io posso avere, cioè, ne conosco tanti che sono volontari e prendono esclusivamente il rimborso per le trasferte, lì è pacifico che si può continuare ad andare avanti così. Se invece stiamo parlando di una persona che viene retribuita per svolgere questo incarico, possiamo ragionare in termini di una collaborazione coordinata e continuativa con l'individuazione di un valore orario del compenso, oppure eventualmente nei primi tempi potrebbe anche essere una collaborazione di natura autonoma occasionale. Ecco, una cosa importante, le collaborazioni di natura autonoma occasionale costituisce il reddito erogato, costituisce base imponibile ai fini IRAP, mentre se si parla di una collaborazione coordinata e continuativa possiamo usufruire di quel tesoretto di 85.000 euro. Quindi non è detto che la scelta della collaborazione di natura autonoma occasionale vista complessivamente sia ottimale per l'organizzazione sportiva. Benissimo, avevo spento il microfono. Un'altra domanda che ci fanno è questa: rispetto alla contribuzione e adempimenti INAIL, anche la parola INAIL è molto ricorrente nelle domande. Dicevo, rispetto alla contribuzione e adempimenti INAIL, dove il correttivo BIS esclude i lavoratori sportivi COCOCO, chi ha già provveduto ad aprire la posizione assicurativa pagando la relativa contribuzione, come deve procedere? Allora, a me personalmente non è mai capitato nella mia vita professionale di riscontrare questa esigenza, quindi non so se sia possibile presentare semplicemente un'istanza di rimborso, perché in realtà nel momento in cui è stata instaurata la COCOCO a partire dal 1° di luglio, avendo il correttivo BIS, se passa in gazzetta, esonerato dal versamento, non ci sarebbe più... il presupposto di applicazione dell'onere assicurativo. Bene, la terza domanda invece l'abbiamo scelta perché racchiude un po' più domande e quindi può fornire una risposta a più persone, ed è questa: la nostra associazione svolge la propria attività sportiva da marzo a ottobre. La stessa ha stipulato lo scorso mese di marzo un contratto di prestazione sportiva con il nostro istruttore allenatore, con un accordo a compenso sportivo. Quindi il contratto è stato perfezionato in data anteriore all'avvio della riforma, ma il pagamento dell'importo pattuito avverrà successivamente alla riforma. A questo punto ci si chiede quali siano gli adempimenti da porre in essere, quindi adeguamento del contratto in essere alla nuova tipologia di contratto di lavoro sportivo conforme alla riforma, comunicazione al centro per l'impiego, LUL ed altro, sia nel caso che l'importo pattuito sia inferiore ai 5.000, sia nel caso possa superarlo. Allora, abbiamo chiarito, penso che che sia pacifico per tutti che i soldi che vengono erogati dal 1° di luglio non sono più assoggettabili alle regole del compenso sportivo, quindi vengono attratti nella nuova disciplina. La prestazione continuativa, quindi il mio primo consiglio è quello di stipulare comunque un nuovo contratto, per le collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistica si potrebbe anche non formalizzare, ma per me è indispensabile perché deve essere chiara alle parti la natura del rapporto e anche gli adempimenti che sono a carico del collaboratore. Il fatto che personalmente ritengo opportuno specificare l'obbligo di presentare l'autocertificazione perché ci serve per verificare se avete o meno superato i vari plafond ai fini contributivi, ai fini fiscali, il fatto che dovete comunicarci, caso che mi è capitato, è importante chiarire che se diventano dipendenti pubblici ce lo devono dire subito. E si deve sospendere l'attività finché non c'è l'autorizzazione, quindi il contratto è sempre una cosa importante da definire per tutelare entrambe le parti.
Per la comunicazione, vi dicevo, oltre ad essere molto semplice, tutti questi adempimenti sulle collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistiche si fanno attraverso il RAS in modalità semplificate, quindi non vedo particolari aggravi. Non vale questo, vedevo intanto una domanda, questo discorso non vale per le collaborazioni amministrativo-gestionali. Ripeto, le collaborazioni amministrativo-gestionali stanno con le regole ordinarie. Benissimo. E abbiamo anche un'altra domanda interessante che è questa e ci dice così: abbiamo stipulato un accordo sportivo dilettantistico ante riforma con termine delle prestazioni a giugno 2023, ma una parte del compenso viene liquidata dopo il 1 luglio. Possiamo utilizzare la vecchia modulistica? No, cambia la natura del reddito e quindi cambia anche la modulistica. Io chiedo, a volte possono sembrare banali le domande, No, mai no, le no, risposte, però le non chiede Juventus. esistono, Sì, eh. domande, sorridevo. Ah, no, no, ma è giusto, anche perché veniamo da una molteplicità di appuntamenti di Sportpoint. Abbiamo trattato questi argomenti più e più volte. Altra domanda interessante. Un lavoratore sportivo inquadrato come Co.co.co. può avere più committenti? C'è un limite? Le 24 ore settimanali come devono essere considerate? Allora, partendo dal fondo, le 24 ore sono un elemento che ci, ripeto, che ci serve solo per la presunzione della natura autonoma del rapporto e quindi che qualificano il rapporto che io ho con la singola associazione, non il fatto che io lavori massimo 24 ore per tutte le associazioni. Devo prendere in considerazione il singolo committente. Dopodiché, io, per esempio, noi ci portiamo dietro col compenso sportivo un sacco di istruttori che in realtà facevano altro nella vita. Magari avevano un lavoro dipendente part-time e poi nel pomeriggio facevano gli istruttori. E mi sono capitati dei casi in cui ci sono persone che mi dicono: guarda, io collaboro con due associazioni il pomeriggio. Queste persone possono avere il rapporto di lavoro subordinato presso l'azienda. E poi pomeriggio avere due co-co-co con le due associazioni con cui collabora. È ovvio che se io invece faccio proprio della mia vita professionale l'istruttrice, mi metto sul mercato e quindi mi adopero per avere clienti, l'obbligo di aprire la partita IVA ne consegue. Io resto sulle 24 ore, invece non faccio commenti chiaramente alle risposte, leggo solo le domande. E ci chiedono questo: il correttivo alza la soglia della presunzione legale delle co.co.co. sportive da 18 a 24 ore settimanali, oltre al tempo dedicato alle manifestazioni sportive. Come possiamo calcolare il tempo dedicato alle manifestazioni che durano anche intere giornate per tutelarci a riguardo? Beh, in realtà tu hai la convocazione della squadra e quindi la convocazione c'è scritto normalmente dal giorno a giorno e poi sappiamo che quelle ore non sono da imputare all'attività didattica sportiva, per intenderci. Quindi, per come ho visto io la documentazione, dei supporti, gli elementi documentali a supporto del fatto che quelle ore non debbano essere imputate, ce le hai. E invece qui andiamo su un esempio specifico che ci chiedono: un sportivo con partita IVA, codice Ateco, un fisioterapista, può utilizzare la propria partita IVA per fatturare lavoro sportivo o deve instaurare un diverso rapporto? Ma io potrei essere un fisioterapista che sceglie di svolgere professionalmente anche l'attività di istruttore sportivo. E adesso, poiché ci sarebbero due regimi fiscali distinti, perché ovviamente non è che le prestazioni da fisioterapista vengono assorbite nel regime agevolato del lavoratore sportivo, quindi avrò due codici Ateco distinti con due contabilità separate, quindi è da valutare anche col commercialista la corretta poi impostazione e gestione delle due fonti di reddito. Altrimenti potrei essere un fisioterapista che ha solo una collaborazione con un'associazione sportiva dilettantistica e in quel caso avere una co.co.co. sportiva dilettantistica per l'attività di istruttrice, istruttore. Certo. Altra domanda. Alla luce del correttivo, chi deve individuare le mansioni dei lavoratori sportivi oltre a quelle già previste dalla norma? Questo ne abbiamo parlato prima, però è Sì. evidentemente un dubbio ricorrente.
Dobbiamo aspettare con calma, nel senso che Esatto. la norma, sempre se entra in vigore, quella che ho letto, prevede che siano i regolamenti delle federazioni e delle DSA che poi confluiscono in un atto dell'autorità di governo e quindi avremo poi un documento che sarà valido per tutti. Aspettiamo fiduciosi il documento a questo punto. E ci chiedono anche dei chiarimenti sui dipendenti pubblici. La domanda è questa: abbiamo necessità di chiarimenti sui dipendenti pubblici rispetto a quanto chiedere l'autorizzazione e sulla procedura di silenzio assenso? Allora, nel momento in cui, allora, se io sono dipendente pubblico volontario, sufficiente la comunicazione. Se io sono un dipendente pubblico che prende dei soldi in qualità di istruttore, allenatore, tecnico, disciplina, sono un lavoratore sportivo e quindi deve richiedere l'autorizzazione. Se passa in Gazzetta Ufficiale il testo, presento la richiesta di autorizzazione e dopo 30 giorni, se non mi dicono nulla, vuol dire che sono stata autorizzata. Perfetto. E altra domanda che ci fanno in molti è riguarda questo. È obbligatorio richiedere l'autocertificazione al lavoratore sportivo? Beh, è indispensabile perché dobbiamo valutare i redditi complessivi. L'unica situazione che mi è venuta in mente sono i titolari di partita IVA e regime forfettario, perché in quel caso non devi operare né ritenute fiscali né previdenziali, però in tutti gli altri casi invece è obbligatorio, nel senso che altrimenti rischiamo di non operare correttamente le ritenute, e poi è un problema nostro se non abbiamo il documento. Altra parola chiave delle domande è un acronimo, ovvero RAS. Ecco, questa riguarda il RAS, è inevitabile, e ci chiedono questo. Possiamo avere chiarimenti su quando è obbligatorio comunicare l'apertura di una co.co.co. sportiva sul RAS e se è obbligatorio comunicare anche gli altri tipi di lavoro sportivo? Allora, il decreto mi fa riferimento ai lavoratori sportivi. Non è che sia chiarissimo, perché noi abbiamo l'articolo sul lavoro sportivo dilettantistico che disciplina le co.co.co., ma che in realtà fa un discorso generale sugli autonomi sportivi dilettanti, per cui sinceramente io ho il dubbio che sia necessario effettuare la comunicazione anche con riferimento ai lavoratori con partita IVA, sportivi dilettantistici e eventuali occasionali oltre co.co.co. Quindi ad oggi non ho una risposta definitiva su questo tema proprio per come è formulata la norma. Non so se ho Ok, risposto a tutto. assolutamente sì. Ultima domanda, che tra l'altro è stata fatta tra le prime, ma lasciata per ultima, e secondo me è nata dalle parole dell'avvocato. E ci chiedono questo, però l'ho tenuta perché è abbastanza articolata. E ci dicono: buonasera, sono il rappresentante legale di una PSSD che gestisce due campi da tennis. Per l'attività di promozione dello sport, ci avvaliamo di soci tesserati a un EPS sia come istruttori che per l'attività di natura amministrativo-gestionale e anche come raccolta, iscrizioni e manutenzioni dell'impianto sportivo. Ho letto un po' male, ma credo che si sia capito. A frequentare la struttura, naturalmente, sono ammessi solo soci tesserati. Come dobbiamo procedere nell'inquadratura dei nostri collaboratori lavoratori? Beh, allora, alle associazioni di promozione sociale sportive dilettantistiche, che sono quindi iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano gli stessi istituti previsti per le associazioni sportive. Quindi, a ricorrere dei presupposti, si attiveranno contratti di collaborazione coordinata e continuativa di natura sportiva dilettantistica o collaborazione amministrativo-gestionale per gli aspetti legati al tesseramento e alle iscrizioni. Perfetto. Noto adesso che sono le 20:08, quindi siamo un pochino oltre i tempi previsti e lo avevamo previsto che abbiamo fatto un po' tardi anche di non riuscire a leggere praticamente tutte le domande, però ricordiamo che utilizzeremo anche tutte le domande per rispondere, risponderemo attraverso le FAQ di SportPoint, l'abbiamo detto più volte. Quindi io credo che per oggi siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento importante. E dottoressa, anzi ormai togliamo questo lei, ci conosciamo da tempo, quindi Francesca, grazie mille.
E siamo arrivati, dicevo, a conclusione. Io vi ricordo che SportPoint riprenderà nel mese di settembre. Ricordiamo anche a tutte le ASD e le SSD di consultare le circolari che pubblichiamo nella nostra area riservata, di seguire il nostro sito, le nostre pagine social, perché attraverso questi canali pubblichiamo tempestivamente ogni novità che riguarda la riforma e non solo. Detto questo, non resta che ringraziare Francesca in primis, ma tutte e tutti, spettatori e relatori, e augurare a tutte e tutti voi una buona estate. Credo sia tutto. Arrivederci.